Buonasera a tutti e benvenuti sul nostro canale del Comitato Liberi Pensatori e sul canale di Attivo TV. Per chi non mi conosce, io sono Gaetano Rotondo e sono il presidente del Comitato Liberi Pensatori. Benvenuti questa sera al nostro nuovo appuntamento di Le Coscienze Sveglie. Questa sera abbiamo ancora il piacere di avere una volta come nostra invitata Barbara Banco. Barbara Banco è una donna giuridicamente viva e facente parte del popolo del io sono io noi è io sono One People, la nazione. Allora, questa sera parleremo dei principi della legge naturale, parleremo di UCC e parleremo di io sono eterna essenza. Allora, l'autodeterminazione è il raggiungimento del livello di consapevolezza tale da permettere di far valere i propri diritti con la libertà di scelta o il libero arbitrio. Un autodeterminato osserva le leggi naturali e divine, scoprendo di avere un valore e di essere libero. In questi anni abbiamo appreso che viviamo in un mondo di schiavitù e menzogna, che l'Italia non è una repubblica, ma è un'azienda di diritto privato iscritta alla Security Exchange Commission, come Italy Republic of Chic. Abbiamo appreso che viviamo sulla terra sotto la legge dell'ammiragliato e che siamo eterna essenza. Infine, abbiamo scoperto che esiste un trust chiamato One People Public Trust, con il quale anime straordinarie ci hanno liberato dalla schiavitù. Questa sera abbiamo il piacere di avere, come vi ho detto, Barbara Banco e porteremo alla luce che cos'è UCC, il nostro valore, che cos'è eterna essenza e come far comprendere la verità e come uscire da questo mondo di schiavitù e riunirci in pace, amore e verità essenziali per salvare la nostra umanità. Barbara Banco. Buonasera, buonasera Gaetano, buonasera a Ciao tutti. Barbara, benvenuta. Grazie, grazie. Bentornata. Bentornata. Bentornata, bentornata al nostro nuovo appuntamento di Le Coscienze Un Sveglie. piacere sempre. Grazie. Allora, questa sera, come hai sentito nella presentazione della puntata, volevamo parlare con te di cosa è UCC, il perché, cioè che co per il perché viviamo sotto la legge dell'ammiragliato, che cos'è e perché è regolamentata da UCC, per esempio. Questo volevamo parlare con te questa sera e poi volevamo capire con te che cos'è io eterna essenza. Quindi, se per te va bene, iniziamo a chiederti perché viviamo sotto la legge dell'ammiragliato. Allora, viviamo sotto la legge dell'ammiragliato perché in realtà è la legge che ha governato questo pianeta da sempre. Allora, torniamo indietro, molto indietro, torniamo a Mare Nostrum, torniamo al diritto romano, ma ancora prima al diritto fenicio. Ecco, ancora prima c'è sempre la legge dell'ammiragliato. Perché? Perché si chiamava in altri modi, ma è la legge del commercio e è, diciamo, quella che ha apportato ad UCC. UCC è venuta dopo della legge dell'ammiragliato e dentro UCC non c'è solo la legge dell'ammiragliato, c'è anche la Common Law, c'è la Magna Carta, quindi è un insieme UCC. La legge dell'ammiragliato viviamo costantemente. Anche nel parlare nella legge dell'ammiragliato. Per esempio, adesso dove siamo? In rete? E Sì. navighiamo in rete. Sono tantissime le parole che riportano la legge dell'ammiragliato. Per esempio, andiamo a votare nelle cabine. Andiamo in chiesa, ci sono le navate. E però vorrei dire che il 30 marzo 2023, dopo tantissime azioni e opere, la legge dell'ammiragliato è stata ripudiata dal Vaticano, perché la legge dell'ammiragliato è stata portata sulla terraferma grazie a Bonifacio VIII, grazie al grande Bonifacio VIII e agli altri due papi delle due bolle. In particolar modo, la seconda bolla papale, quella del 1451, è il trasporto della legge dell'ammiragliato anche in quello che poi sarebbe stata la scoperta delle Americhe. Tutto molto tra virgolette io metto, perché questo è quello che c'è scritto nei libri di storia, ma tu sai, Gaetano, che come popolo stiamo riscrivendo anche la storia. Stiamo apportando affidavit di assoluta verità su ricerche, con tanto di fonti, che proprio guarda, il 23, tu lo sai perché c'eri anche te, il 23
abbiamo spedito l'affidavit Risorgimento, che riguarda proprio il Risorgimento italiano, lo trovate sul sito, leggetevelo perché è molto interessante, e l'abbiamo spedito a tutte le università. Qualche giorno dopo è successa una cosa. Ti ricordi? È a Milano proprio, se non sbaglio, vero? Il rettore sì. dell'Università di Milano si è ucciso sì. dicendo game over. Anche perché se ve lo leggete scoprirete perché game over. Sì. E la legge dell'ammiragliato, dicevamo, è stata, con le tre bolle papali, è stata portata sulla terraferma, perché Bonifacio dice tutte le terre sono coperte dall'acqua, l'unica terraferma è l'arca, l'unico che si salva è Noè con la sua famiglia, io discendo direttamente da Noè, quindi sono l'unico vivo, giusto? Gli altri sono morti tutti in mare. Ecco, questa è la legge dell'ammiragliato. Attenzione, per chi oggi ancora pensa e spera che qualcuno ci salvi, che qua che arrivi dall'America, che arrivi dalla Russia o che arrivi dal suo da giù, sappiate che nella legge dell'ammiragliato, se venite salvati, siete di proprietà di chi vi salva. Quindi a oggi noi come popolo siamo molto, molto, molto determinati a salvarci da soli. Vero, Gaeta? Molto, molto. Il popolo è anche il tuo. Sì, lo so. Ne faccio parte anche io. Eh sì. E quindi dicevamo, la legge dell'ammiragliata applicata sulla terraferma dalle bolle papali il 30 marzo è stata ripudiata. Non è soltanto stata chiusa, è stata ripudiata. Quindi i giuristi oggi dicono che tutta la legislazione mondiale, perché tutto deriva dal diritto dell'ammiragliato e quindi anche e soprattutto dal diritto canonico, tutta la giurisdizione, la giurisprudenza, perdonatemi, dal 1451 a oggi va rivista, ma noi sappiamo già che è stata già rivista. Queste sono conseguenze di ciò che è stato fatto nel 2012 dentro la Security Exchange Commission, dove vige l'UCC, che è, come dicevamo prima, l'insieme della legge dell'ammiragliato, della legge canonica, della legge della Magna Carta, della Common Law, e che sottostà al diritto canonico, perché poi lì c'è un bel triangolo. Dentro la Security Exchange Commission vige UCC. La Security Exchange Commission è in America e quindi è sotto l'America. Ma l'America è sotto l'Inghilterra e l'Inghilterra è sotto il Vaticano, quindi gira che te rigira, siamo tornati a casa nostra, il Vaticano. Sì. Però il Vaticano che ripudia questa dottrina, la DOD si chiama, Doctrine of Discovery, questa dottrina è molto interessante, molto, perché vuol dire che si sono mossi a livello geopolitico mondiale dei poteri, dei grandi poteri. Quali poteri? Noi siamo abituati ad avere di fronte il bianco e il nero, giusto? O sei bianco o sei nero. Allora scelgo, o sei un guerriero della luce o sei un guerriero dell'ombra. Bene, noi sì. Non siamo né bianchi né neri. Ci piace il centro, ci piace la neutralità. Ecco, è avvenuto qualcosa, è sorto, ma non solo in Italia, un po' ovunque, questo popolo ancestrale. Quindi quel popolo che si riprende per diritto divino, che è quello che si è preso il Vaticano, la custodia della terra, la custodia della terra, la terra intesa come terra, uomo, humus, terra, ma anche della terra, dell'acqua, dell'aria. Ecco, questo è un po' un cappello, diciamo, su queste argomentazioni. Poi UCC, noi lo utilizziamo perché il trust che hai nominato, The One People's Public Trust 1776, che è la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, dentro quel registro, sotto quella legge, quelle norme, ha precluso e pignorato tutto il mondo per riduzione in schiavitù dell'unico popolo della terra. E dal 2012-2013, perché la procedura definitiva è finita nel 18 marzo 2013 con Eternal Essence, e quindi
con IUV e con il fondo One People di pignoramento globale. Ecco, da lì a oggi che cosa è successo? È successo che questa divulgazione partita in maniera gigantesca nel 2013, eravamo 50 milioni che sapevamo che cos'era un PPT. Oggi mi domandano quanti siamo, io rispondo sempre 50 milioni più tutti quelli che lo sanno oggi, però è vero che la divulgazione è stata spezzettata, è stata nascosta, è stata deviata. Tantissima gente. È stata anche modificata, a quanto pare. Esatto. È stata modificata, abbiamo trovato documenti toccati, abbiamo trovato documenti in viola. Cioè, Ether non ha fatto documenti in viola perché? Perché non poteva fare documenti in viola dentro la Security Exchange Commission, perché lì dentro ci sono solo finzioni giuridiche, mentre in Quindi poteva viola, fare solo il nero, sì. esatto, solo in nero. Lì dentro Sì. non fai altro che nero. Nero giuridico e Sì. semmai la firma in blu commercio, ma non certo in viola, ok? Prima firma di Ether in viola è sul Factualized Trust, che è posteriore alla preclusione mondiale e non è mai stata inserita la documentazione di io sono o io, che noi utilizziamo, che tu hai nominato anche tu prima, non è mai stata depositata dentro la Security Exchange Commission perché era preclusa già, perché aveva già preclusa. Certo. Quindi la logica dice se chiudo, nullo è annullato, lei li chiama poteri che furono. Quindi nulla è annullato, qualcosa poi non ci vado a mettere dentro della documentazione perché sono io che lo rendo vero. Quindi a oggi questo popolo non ha fatto altro che reclamare, nella legge UCC si chiama claim, e è reclamare il diritto ripristinato da OPPT, che per chi non lo sapesse è il diritto all'esistenza, che mi sembra che sia stato un attimino messo a rischio. Ultimamente. Mi Sì. sembra però, non voglio essere così incisiva. No, non è un mi sembra, ormai è un dato di fatto. È un fatto. Già. Sì. Barbara, ci spieghi il perché l'uomo non ha diritti, ma ha solo concessioni? Oh, l'uomo ha diritti, assolutamente, Sì. l'uomo ha diritti e L'uomo. doveri, perché ce lo scordiamo Ok. sempre, sai? Cioè, ci piacciono tanto i diritti, ma poi i doveri ce li dimentichiamo. Allora, l'uomo ha prima di tutto doveri, come custode ha doveri, e di conseguenza il dovere porta al diritto, immediatamente, perché è la responsabilità che porta al potere e porta alla libertà d'azione. Mentre chi ha privilegi, come dice il codice civile, è la persona fisica. Perché? Perché, ecco, ora lo so che non piacerà tanto quello che sto per dire. Parliamo della Costituzione. Le Sì. Costituzioni. Intanto sarebbe carino, interessante sapere come nascono le Costituzioni. Federico II. Ci avete presente Federico II? Ecco, nascono così le Costituzioni. E a oggi tutte le costituzioni che noi abbiamo vagliato attraverso i gruppi mondiali hanno un articolo. L'articolo in questione in Italia si chiama articolo 10 e riguarda questo. L'ordinamento giuridico italiano si conforma al diritto internazionale generalmente riconosciuto. Conforma è un verbo inequivocabile, con la stessa forma. Quindi io mi adeguo a cosa? Al diritto internazionale generalmente riconosciuto? Sì, ma questo l'abbiamo trovato nella Costituzione francese, articolo 6, l'abbiamo trovato nelle Costituzioni del Sud America, c'è ovunque. Perché c'è questo articolo? Perché tutti gli stati, in parvenza di stati, sono sottomessi, sottoposti a quello che si chiama UCC. Nel momento in cui si sono registrati, pagando, profumatamente, quanto ha pagato l'Italia per entrare dentro la Security Exchange Commission? Il famoso oro alla patria. Ve lo ricordate? Il nonno ve l'ha raccontato? Ecco, tutto quell'oro che doveva andare a pagare i debiti di guerra, vediamo se poi l'Italia l'ha vinta e l'ha persa, o l'ha solo pareggiate tutte e due le guerre, a pagare i debiti di guerra, in realtà è servito
è stato inserito in un trust internazionale che si chiama Trust Sukarno, oggi Swiss Indo, che in realtà detiene tutto l'oro del mondo. Pagando l'entrata dentro la Security Exchange Commission, l'Italia si è sottomessa già al tempo al diritto internazionale generalmente riconosciuto, quindi a UCC, perché lì dentro vige UCC. Calcolate che la Security Exchange Commission è nata nel 1933, insieme qualche anno prima alla BIS, Bank for International Settlement, oggi noi in Italia la chiamiamo BRI, Banca per i Regolamenti Internazionali, sede a Basilea. C'è tutta una serie di eventi storici che riportano poi al 34, quando l'Italia entra dentro la Security Exchange Commission a firma Jung, ebreo, non perché io ne abbia con gli ebrei, anzi, c'è una bella distinzione da fare tra ebrei, kazari, robe del genere, ma perché in quel periodo storico avere un ministro del tesoro ebreo era una roba un po' strana, e perché? Perché l'ha firmato lui attraverso il dicastero delle corporazioni. Ora, 48 sono altre due date importantissime per l'Italia. 46 c'è il plebiscito Repubblica Monarchia, 48 la Costituzione italiana, bellissima Costituzione italiana, è nata. Ora sappiate che quando un diritto viene scritto e viene circoscritto dentro una carta, quella carta diventa detentore del diritto. Che vuol dire? Articolo 1 della Costituzione italiana. La Repubblica italiana è fondata sul lavoro. Lavoro. E infatti la prima cosa che hanno levato agli italiani durante questi ultimi anni qual è stata? Il lavoro. Il lavoro. Allora la domanda sorge spontanea: era un diritto o era un privilegio che dava la Costituzione? In quel periodo storico, secondo quello che ci hanno raccontato, la Costituzione era sospesa e quindi il privilegio non ce l'avevano più nessuno. Poi se ti dico che stiamo trovando, e questa è l'anteprima che ti do Gaetano, sì, stiamo trovando delle cose in Gazzetta Ufficiale che ci hanno fatto saltare sulla sedia, prima tra tutte che il re non ha mai abdicato la reggenza, ha abdicato il regno ma non la reggenza, e qui scappa fuori il panico, scappa fuori che forse, e questo sarà il nostro prossimo affidavit storico, forse non siamo mai diventati una repubblica per davvero, non solo su... Non c'è mai stata. Sì. No, non c'è mai stata, perché in realtà la repubblica, quella scritta con la V, è un bailment, sì, cioè un trust. Che vuol dire? Vuol dire che il disponente, l'amministratore e il beneficiario controllano il bene. Qual era il bene? Quello che ha abdicato Umberto, il regno, non la reggenza. Avete visto come ha fatto Ratzinger con Bergoglio? Che ha fatto? Si è tenuta la reggenza, quindi si è tenuto il papato, quello spirituale, pastorale, sì, che non abdicato, cioè, spirituale, sì, perdonatemi, e ha dato a Bergoglio quello pastorale, quindi quello di andare in giro a fare il papa, e quello temporale, quindi quello di governare attraverso i suoi cardinali lo IOR, giusto? Quindi è quello che ha fatto Ratzinger, l'ha fatto anche Umberto I. Ora, nel trust, il disponente è colui che dispone del bene, quindi lo mette in trust. Ma se era il re, come mai l'ha potuto fare il presidente della Repubblica? Perché è il luogotenente del re. Quindi a oggi il bailment, con scritto Repubblica, quindi re staccato pubblica, non res pubblica, Repubblica, tutto il pubblico del re, che è il pubblicino, cioè quello su cui si paga le tasse, ok? Ha come disponente il presidente della Repubblica, come amministratore il Presidente del Consiglio e come beneficiario il MEF, Ministero di Economia e Finanza, lo stesso beneficiario dell'entrata del Regno d'Italia dentro la Security Exchange Commission, quindi dentro, diventando un'azienda. Attenzione, possiamo fare un match? Durante il Covid, che cosa succedeva con l'A Favore della Notte? Chi era che governava l'Italia?
il ministro, il presidente del consiglio, giusto? Sì. Perché? Perché è l'amministratore del trust e quindi era lui che amministrava con i suoi modi. In quel momento era lui il luogotenente del re. Luogotenente okay. del re. Interessante, vero? E queste sono le scoperte, le ultime scoperte che stiamo facendo. No, poi approfondiremo su questo, però mi sorge a questo punto, mi viene da chiederti una domanda che ti avrei fatto dopo, però visto che hai parlato, hai detto chiaramente che quando un diritto o un qualcosa viene scritto, poi alla fine carta straccia, esatto. qua arriviamo alla bella domanda. Ci spieghi la differenza tra legge naturale e diritto positivo? No, allora... Allora, intanto la prima differenza è... No, volevo arrivare a questa domanda, almeno blocchiamo tutte queste voci di corridoio. Sì, ok. Alla fine. Invece sì. Abbiamo fatto a metà. Allora, okay. La prima differenza sostanziale è la fonte delle leggi. La legge naturale, cioè prima di tutte le norme. Quindi il diritto positivo è una norma. È la norma cosa? La legge naturale. Perché la legge naturale è a prescindere e non è scritta, infatti, perché non chiude il diritto, lo apre. La legge naturale, diciamo, gli scritti più vicini alla legge naturale sono la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, perché sancisce il diritto non alla felicità, ma alla ricerca della felicità, quindi attenzione che le parole sono molto importanti, perché se il diritto alla felicità vuol dire che io so qual è la felicità tua, no, è la tua ricerca che porta alla tua felicità, e una dichiarazione precedente del 1721 che si chiama USNA e è la dichiarazione di indipendenza degli indiani d'America, ok? I famosi indiani d'America, le tribù ancestrali del pianeta. Ora, la legge naturale, dicevamo, sottende tutti gli ordinamenti giuridici, tutti. Fatto sta che nel diritto, quindi nella normazione della legge, non puoi andare contro le leggi naturali. E mi direte, quali sono queste leggi naturali? Sono semplici, non ledere, rispetta gli accordi, fai il meglio che puoi e trova il meglio di te che puoi. Questa è la legge naturale. Poi, se qualcuno di noi si ricorda i proverbi dei nonni, ecco, quella è. Mio nonno diceva, il proverbio viene prima del Vangelo. Era vero, nel senso che prima c'era la legge naturale, poi sono arrivate le varie eventuali, ok? Sì. Perché la legge è divina, la legge naturale, che poi diventa universale. Perché? Perché la legge universale diventa ordinanza di legge naturale qui, perché non in tutti i luoghi c'è la stessa legge naturale, giusto? Diciamo che nell'ipotesi della Luna, la Luna non ha le stesse leggi naturali che abbiamo qui, ma l'uomo sia qui sia sulla Luna ci sottostà a queste leggi. C'è poco da discutere, perché sono, io la chiamo una monarchia assoluta, visto che siamo in argomento di monarchie. Sì. Una monarchia assoluta, la vera monarchia assoluta. Non ci sono giudici, non ci sono giudizi, c'è solo equilibrio. E ripristino dell'equilibrio, quindi non è un giudice che puoi pagare col prosciutto, dicevano quando ero piccola, non puoi comprare un giudizio, puoi solo stare attento a quello che fai, ecco, un po' le leggi naturali sono, mentre invece scendendo molto, troviamo la civil law o diritto positivo o impositivo, che è la normazione della, dovrebbe essere la normazione, quindi io normo quella legge naturale cercando di dare una regolamentazione. Questo non è di per sé cattivo, ma nel momento in cui quelle leggi le faccio per me, solo per me, perché la legge è uguale per tutti, dovete sapere da dove viene. Ok, la legge è uguale per tutti, viene dall'isola di Melo. L'isola di Melo è un'isola greca dove era a metà tra Atene e Sparta. Quest'isola era spartana, ma era abitata dagli ateniesi. Quando arrivano e chiedono agli ateniesi, arrivano gli ateniesi e gli dicono: adesso voi combattete con noi
perché altrimenti noi vi invadiamo, perché siete sempre sul territorio spartano. Loro gli dicono: ma noi non vogliamo combattere, noi stiamo bene qui sulla terra spartana, abbiamo pace con gli spartani, perché dovremmo fare guerra con gli spartani? E loro gli rispondono: perché? Perché noi siamo più forti, sentite, noi siamo più forti, e quindi se voi non combattete con noi, noi vi uccidiamo. E lì il capo di quella comunità risponde: attenzione, perché la legge è uguale per tutti. Se oggi voi vi sentite più forti e ci uccidete, prima o poi arriverà uno più forte e vi ucciderà. Ecco, questa è la legge uguale per tutti. Scusate per questa condivisione dello schermo. Va bene, ci stava. Non c'entrava. No, dopo ho premuto per sbaglio, scusate. Sì. Quindi ecco che, attenzione a pensare che la legge è uguale per tutti, perché la legge intanto è uguale per chi la conosce. Noi ci affidiamo? Noi no. Però diciamo che l'uomo, la persona fisica, siamo corretti nelle diciture, la persona fisica si affida all'avvocato. Perché? Perché conosce la legge. Quanti di voi vi si sono ritrovati convinti di avere, no, qualcuno che ci difende e poi invece magari ha fatto tutt'altro? Ecco, quindi la legge è uguale per tutti se la conosci e se la rispetti, se no non è uguale per tutti, per niente. No. Ti ho risposto? Sì, a dovere, a dovere. Allora, volevamo chiederti, Barbara, che cioè, mi ha colpito, perché questo l'ho letto, un PDF che ho scaricato dal nostro sito del Noi è, Io Sono. Ok, se per te va bene lo facciamo vedere, e ti chiederei di spiegarci che cos'è Io Eterna Essenza. Oh, questo è il libro di Michele Morenghi. Lui è un internazionalista, un avvocato internazionalista che ha difeso, o meglio ha affiancato, Patrizia Pace, Doris Pace, che oggi non c'è più, è morta nel 2020, ad agosto del 2020, una delle donne che nel 2013 erano nelle chat di studio, quelle più ristrette, quelle dove si traduceva, dove si preparavano i post per mandare, insomma, un po' il coopera di oggi, no? Quello che noi abbiamo chiamato coopera. Sì. E lui praticamente difende, o meglio, affianca Patrizia Doris Pace per un'azione che lei fa alla BIS, la Bank for International Settlement, dove chiede 10 milioni di quota parte come beneficiaria della BIS. Perché dovete sapere che la procedura PPT ci ha lasciato tutti i beneficiari della BIS, o meglio, il beneficiario della BIS è Eternal Essence. Sì. Chi è Eternal Essence? Ecco, Eternal Essence lo spiega più che Morenghi in questo libro, che è disponibile sul sito, questo libro è scaricabile, è disponibile sul sito, dove spiega molto, in maniera molto semplice, che cos'è, ecco qua, il trust, che cos'è UCC, che cos'è l'Io Eterna Essenza. Allora, fa un documento lei stessa per spiegare Eternal Essence. Noi in italiano lo chiamiamo Eterna Essenza, ma in realtà sarebbe Essenza Eterna, la traduzione corretta. Ormai l'abbiamo usata in tutti e due i modi, è una licenza poetica, diciamo, italiana, visto che si legge anche così. E questo libro, dicevo, è scaricabile, ma è scaricabile anche il documento Eternal Essence di Ether, dove lei spiega chiaramente che cos'è Eternal Essence. Eternal Essence siamo noi, è l'eterna essenza che ci unisce, che ci fa uno. Lei mette sotto PPT anche la legge dell'uno, quindi... Sì. La procedura di Ether è molto spirituale, o meglio, molto in spirito, perché mi sono stufata anche di sentirlo spirituale. In spirito, ok? Perché spirituale ci scappa fuori il mondo. Sì. New Age, destra e sinistra. Attenzione. Ecco qua. Guarda, lo vogliamo leggere cosa dice Morenghi? Visto che lo hai. L'uomo, Leggo io, la prima frase.
L'uomo inteso come io, eterna essenza, è sottocitato quale beneficiario. Vedi, qua dentro la Security Exchange Commission, Eternal Essence, è il beneficiario non solo del fondo One People, quindi di tutto il pignoramento globale. Cosa significa? Significa che, come dico sempre, la penna del bancario, del direttore di banca della tua filiale è tua. È tua, come tuo tutto il resto della filiale, come tuo tutte le infrastrutture, come tuo tutto il pianeta, ma tuo inteso, non come proprietà, come custodia. Ok? Siamo beneficiari di 10 miliardi di risarcimento danni, come Eternal Essence, 10 miliardi, 5 miliardi in oro e 5 miliardi in argento. I 5 miliardi in argento sono per il corpo, i 5 miliardi in oro sono per l'anima. Dice l'anima, come ha fatto l'anima a finire dentro la Security Exchange Commission? Bene, grazie a Bonifacio, perché Bonifacio il trust l'ha fatto sull'anima. Sei vivo o sei morto? Sei vivo o sei morto? Siamo vivi o siamo morti? Siamo dispersi in mare per la legge dell'ammiragliato alla nascita, quando noi entriamo in uno dei tre pubblici registri della Corporation Italy Republic of. Attenzione, perché da Regno d'Italia? Ora noi parliamo di Italy Republic of. Perché? Perché è restato Regno d'Italia fino al 2002, dopo le Torri Gemelle, quando il Regno d'Italia cambia nome, rientra dentro la SEC e diventa Italy Republic of. Strano che è diventata una repubblica nel 48, no? È rimasto Regno d'Italia fino al 2002. Chissà perché. Sì. Sappiamo Lo perché. Però diciamo sapevo. che sono le domande retoriche che non hanno già bisogno di niente. Quindi Sì. dicevamo, e siamo beneficiari della BIS, quindi della Bank for International Settlement. Perché siamo beneficiari? Non è stata, allora, anche la BIS è chiusa, è preclusa, è pignorata dall'operazione, dalla procedura OPPT. Ma è rimasta aperta come grantor, che significa che deve pagarci, lei deve pagarci. Infatti, no, la nostra procedura di reclamo passa soprattutto per la BIS e passa per il reclamo non solo dei 10 miliardi, ma oggi con un true bill, quindi con una fattura commerciale rivalutabile, a oggi il nostro valore è illimitato e perpetuo. Questo popolo ha deciso di metterlo tutto insieme in un unico centro che si chiama Certificato di Valore One People. Perché One People? Perché il beneficiario, il trust, in realtà si chiama One People's Public Trust, ma soprattutto il fondo si chiama One People, e la procedura di Ether porta all'unità dell'unico popolo della Terra. Perché? Perché chi si dichiara libero è un custode, è il responsabile di quello che succede sul pianeta. È chiaro? Quindi a oggi noi quando... Allora, attenzione però, voglio dire una cosa. Con la chiusura del Trust One People Public Trust, la chiusura e la riconciliazione il 18 marzo, dopo aver depositato One People, Eternal Essence e UV Exchange, cosa fa Ether? Quell'Eternal Essence che dentro la Security Exchange Commission è scritto tutto maiuscolo, perché è una finzione giuridica, la trasforma nei documenti di io e di io sono, che sono quelli che noi usiamo, la trasforma in Eternal Essence tutto minuscolo. Perché? Perché a questo punto Eternal Essence è homo vivo. È homo, non è più una finzione giuridica. C'è una differenza sostanziale tra l'homo e la finzione giuridica. La finzione giuridica è un fatto mai esistito, normalmente accettato. L'homo è Scusate. titilla divina. C'è il cagnolino che chiacchiera. E Sì, te l'ha ma ragione, non l'ha sentito. voleva partecipare anche lei. Vai Vedi, pure avanti, Barbara, infatti, grazie. vedi che c'è scritto qua, dice, registrando successivamente l'Organizzazione Mondiale, che non è un'organizzazione mondiale, non è molto chiaro, molto preciso il termine, non è un'organizzazione. Eternal Essence non è un'organizzazione, Eternal Essence è il beneficiario di tutto il sistema World Bank, di tutti i
i governi in parvenza di Stato e, vedete, a nome di ogni essere umano, anche qui essere umano non è corretto, è perché non è corretto. Cioè, ma come, non siamo esseri umani? No, noi non siamo esseri umani, noi ci chiamiamo, per favore, come ci chiamiamo? Noi siamo uomini e donne, homo, con l'H. Non siamo esseri umani, perché gli esseri umani sono degli esseri che sono anche cani, esseri sono anche i cani, le mosche, le zanzare. Umano è un aggettivo e vuol dire in parvenza, se somiglia a. Allora, un essere che somiglia a non è quello che somiglia, a cui somigli. È un essere che somiglia a. Avete un cane che fa, vi scimmiotta e sembra umano quando, ecco, quello è un essere che sembra umano, ma non è umano. E infatti gli esseri umani erano le merci che venivano portate in galea prima e in nave, in galeoni dopo, per andare a essere schiavizzati. È uomo che non si può schiavizzare, ecco perché viene chiamato essere umano. Perché l'uomo non può essere schiavizzato, perché in legge naturale non si schiavizza nessuno, homo non prevarica homo. Giusto? Ecco. Sì. Ecco qua, The Eternal Essence, i documenti di Eter. Manifesta in ogni e qualsiasi, di nuovo lui dice essere umano, ok? Però, ripeto, non è essere umano la dicitura giusta, è homo la dicitura giusta. Homo vivente, homo vivo. Cioè, perché vivo? Siamo tutti vivi, sì, giuridicamente no. Giuridicamente parlando, ecco, infatti tu l'hai scritto, no? Donna giuridicamente viva. Non è che io sono viva e il facente funzione che non sa di che sto parlando non è vivo. È vivo in senso biologico, ma non è vivo in senso giuridico. Perché dicevo, quando veniamo registrati in uno dei tre registri, pubblici registri, della Corporation Italy Republic of, quali sono i tre pubblici registri? Sono il catasto, dove ci sono i beni immobili, c'è il PRA, dove ci sono i beni mobili, e il pubblico registro biologico, che è l'anagrafe. Ora, se io sono, devo fare una compravendita di una casa, devo chiedere al catasto, lo sapete, no? Devo chiedere al catasto, devo andare dal notaio. Perché? Perché in realtà il titolo di proprietà che io ho inserito dentro il catasto rende il catasto proprietario di quel titolo di proprietà. Che cosa viene attaccato durante i pignoramenti? Il titolo di proprietà. Così come per le macchine. Quando io faccio un fermo amministrativo, perché posso farti un fermo amministrativo? Perché non è tua la macchina. Non mi puoi fermare la macchina perché non ho pagato una multa. Magari che non ho mai ricevuto, voglio dire. O perché magari so che non è valida quella multa. Ecco, perché? Perché non è mia la macchina. E allora la domanda sorge spontanea. Se vale per il pubblico registro catastro, se vale per il pubblico registro automobilistico, che succede col pubblico registro biologico, anagrafe? Cos'è il titolo dell'anagrafe? Si chiama certificato di nascita e è un titolo di proprietà, tanto quanto quello della macchina, tanto quanto quello della casa. È un po' importante saperle queste cose, eh? Soprattutto per gli italiani. Sì. Perché? Perché i titoli italiani, volete sapere come si chiamano? Si chiamano Morningstar. E se li divide la Nestlé, con la Ferrero, con BlackRock, si li dividono. Che vuol dire? Si dividono gli utili annuali che vengono garantiti e vengono rinnovati il 25 dicembre di ogni anno, il giorno di Natale. Ci fanno un regalo bellissimo, ci rinnovano il bond. Che vuol dire ci rinnovano il bond? La vocina interiore dice cosa? Rinnovano quello che ci hanno fatto alla nascita,
i 2,5 milioni di dollari che noi valiamo come terra in mare alla nascita e che durante la nostra vita vengono cartolarizzate tutte le nostre firme. Qualsiasi firma noi facciamo viene cartolarizzata. Che vuol dire? Che soldi per loro. Per loro. Per loro chi? Per questo, no, per questo noi autografiamo. Noi non per questo noi autografiamo, che è differente. Certo, certo. Beh, noi ci siamo anche fatti. Sì. L'unico modo per chiudere quel titolo è che ne intervenga un altro, più potente in giurisdizione superiore. Bene, si chiama atto solenne di riconciliazione e è il titolo che noi ci siamo fatti da soli. Quindi il mio atto di nascita me lo faccio da solo, al meglio di quello che mi hanno detto, perché non c'è, non me lo ricordo se il 22 luglio c'ero anch'io, me lo ricordo. Quindi sto sulla fiducia che, di mia madre e di mio padre, e quel titolo a oggi è manoscritto, quindi l'ho scritto a mano da me e autografato da 4 pubblici notai giurati del popolo, quindi 4 uomini vivi che mi conoscono. Una di queste è mia madre. Quindi questo è il vero atto di nascita. Nel momento in cui io lo so, ok? E soprattutto tolgo a loro il titolo da sotto il naso. Poi non ve lo dico quanto valiamo, perché ognuno vale una cifra. Dipende da quello che abbiamo fatto nella vita. Dipende da quante volte abbiamo preso mutui, dipende da quanti figli ci abbiamo. Se abbiamo contratto matrimonio, perché è un contratto, no? Sì. Anche quello dipende. Possiamo vederlo tramite la combinazione di numeri del nostro, della tessera sanitaria. Possiamo vederlo, ma ci vuole un terminale Bloomberg, ci vuole un terminale dentro la Security Exchange Commission per vederli proprio. Ma adesso nell'atto che si chiama ricusazione del giudice ci sono tutte le specifiche. Sul sito c'è un articolo sulla cartolarizzazione che spiega molto bene, molto bene. Magari nella prossima, anzi no, me lo segno che nella prossima puntata lo facciamo, ne parliamo. Quindi, visto che volevamo dividere la puntata in due, ti volevo far vedere una cosa che lasciamo la parentesi aperta sul nostro discorso di eterna essenza. Se per te va bene, lo fermiamo qua. Va benissimo, poi magari la volta prossima scarichiamo dal sito proprio il documento di Ether e lo facciamo vedere. Sì, perché questa sera volevo parlare di questo. Sì, ok, va bene. La prossima volta facciamo vedere quello della cartolarizzazione e del documento. Andiamo avanti col discorso di eterna essenza. Ma volevo lasciare una porticina aperta con questo. Aspetta, aspettate, questo qua. È diventato tutto verde. Questo. Lo stavo leggendo prima. Lo vuoi leggere tu? Sì. L'ignoranza della... Allora, intanto noi e io sono One People, la nazione, in amore, armonia, pace e gratitudine. L'ignoranza della legge non discolpa, ignoranza legit non excusat. In legge naturale il mio silenzio non è assenso, nessun consenso, nessun contratto, nessuna costrizione. Così è. Questa verità, semplicemente ora per allora, in verità, onore e senza pregiudizio. Io sono essenza eterna, reali uomini e donne vivi e liberi. Noi, io sono la nazione. E i loghi in alto sono i loghi di OPPT. Sì, questa l'avevo donata al popolo, ti ricordi? Sì, infatti gira, eh. Sì, bella, ho fatto un bel dono, mi è piaciuta questa grafica. Quindi la prossima volta lasciamo questa porticina aperta, così spieghiamo il consenso, il contratto, ok? Sì. Va bene, Barbara? Sì, va benissimo. Ok, poi volevamo presentare, dato che da domani partirà un piccolo progetto che si chiama l'ABC dell'autodeterminazione, lo farà partire Barbara Strada, che anche lei è una donna giuridicamente viva e fa parte del direttivo del Comitato Liberi Pensatori. Facciamola entrare, così vi spiega lei, così domani sera alle ore 21 potete partecipare, vi spiega lei come partecipare.
Ciao Buonasera, Barbara. ciao, Ciao. ciao, ciao, buonasera a tutti, grazie per queste belle parole che ho ascoltato stasera, sempre interessanti. Allora, Ci metto la volevo... locandina, così ti aiuta. Grazie, ma lo so benissimo il progetto, comunque volevo mettervi al corrente di questo nuovo progetto creato dal Comitato Liberi Pensatori, ABC, a scuola di autodeterminazione. Inizierà domani sera alle 21 in diretta ogni lunedì sul canale del Comitato Liberi Pensatori. Mi metterò al vostro servizio. Sul canale Telegram, dillo Barbara. Sì, giusto, giusto. Sul canale Telegram del Comitato Liberi Pensatori e mi metterò al vostro servizio per riportarvi delle verità taciute da molto tempo. Inizieremo dal passato, per comprendere meglio il presente. Il mio intento è di diffondere con semplicità informazioni veramente importanti. Chi di voi desidera espandere, le proprie conoscenze per aumentare la vostra consapevolezza si troverà nel posto giusto, al Comitato Liberi Pensatori, perché è giusto dare anche spazio a tutti. E sarà rivolto non agli autodeterminati, chiaramente, perché noi abbiamo già qualche nozione in merito, ma sarà rivolto a chi non sa nulla e chi vuole un attimino così iniziare proprio dalle basi. Per cui speriamo, di vedervi numerosi e di ricevere anche tante domande, magari anche cose che non saprò e andrò a scartabellare per poi insieme crescere. Sarà un bel momento. Va bene. Grazie Barbara. Vuoi aggiungere? Bravi, Aspetta, Barbara. posso Gaetano? Vai, vai. Bravi, bravi, bravissimi. No, volevo dire bravissimi quelli del comitato in generale, che è una proiezione di Io Sono, giusto Gaetano? Esatto, È una proiezione di Io Sono. sì, esatto. E che date anche spazio, quindi mi rivolgo a tutte e due, anche al comitato in generale che dà spazio a questo, perché è molto importante andare a la divulgazione della verità è la via, è proprio la strada che noi stiamo facendo, che abbiamo fatto e quelli che stanno arrivando trovano la strada già spianata, già fatta dalle azioni documentali e varie che abbiamo fatto un po' tutti, dalle azioni pure in presenza, le hai fatte tantissime, le ha fatte Barbara, le ho fatte io, ma hanno bisogno di capire dove mettere i piedi. Perché? Sì. Perché è importantissima la responsabilità illimitata nell'autodeterminazione. Quindi grazie, perché è veramente una bellissima iniziativa. Grazie. Grazie a tutti, grazie anche a te, grazie. Vabbè, allora, ti ringrazio Barbara Strada, vi ritroverà lei domani sera alle 21. Esatto, alle ore 21 sul In canale, lo questa ridiciamo, scuola. sul canale Telegram, Sì. il canale del Comitato Liberi Pensatori, sarà una diretta per cui non serve il link. Basterà schiacciare Unisciti e poi inizieremo questo piccolo percorso e vedremo dove ci porterà, ecco. Grazie. Invece con Barbara Banco, per continuare il nostro discorso, le nostre aperture mentali su Io Sono Eterna Essenza, ci rivediamo, abbiamo detto, domenica prossima alle ore 21. Hai il microfono spento, Barbara, Sì, l'hai per me va spento bene, tu? lo tengo sempre spento. C'ho il viziaccio che quando parlano gli No, altri io lo tranquilla. spengo sempre il microfono per una questione di rispetto, che non voglio che si sentano rumori perché casa mia è sempre rumorosissima. Quindi, Va bene. con molto piacere, Va Gaetano. bene, rifarò Poi la mi darai i locandina, tuoi rifarò il contatti, link. Certo. mi dirai se va bene, se non va bene, se no ci metteremo d'accordo per un giorno No, che va bene. decidi tu. Comunque, teniamo domenica alle ore 21. Va bene.
Ok, Coordinata cooperazione si chiama. Un bacio, vi ringrazio grazie, entrambe, ciao. grazie Barbara, grazie a tutte e due, vi ringrazio, Grazie a grazie, te Gaetano, grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie ciao, ciao. Barbara, E buona serata a un tutti abbraccio, noi. buona serata, grazie, Grazie. 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 Allora, io ringrazio ancora le due Barbare, donne vive, donne giuridicamente vive, per essere state qui con noi. A Barbara Strada la vedrete domani sera alle ore 21, come detto, con questo piccolo progetto dell'ABC sull'autodeterminazione. Invece con Barbara Banco torneremo sul nostro canale del Comitato Liberi Pensatori e Attivo TV domenica sera alle ore 21. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi. Un abbraccio di luce e giù le mani dai bambini. Buonasera a tutti e benvenuti sul nostro canale del Comitato Liberi Pensatori e sul nostro canale di Attivo TV. Per chi non mi conosce, io sono l'uomo giuridicamente vivo, Gaetano Rotondo, e custode e presidente del Comitato Liberi Pensatori. Questa sera, al nostro nuovo appuntamento di Le Coscienze Sveglie, abbiamo il piacere di riavere e di proseguire la puntata della volta scorsa, la donna giuridicamente viva, Barbara Banco. La scorsa volta con lei abbiamo approfondito che cosa è la legge dell'ammiragliato e da cosa è regolamentata, che è l'UCC, l'Uniform Commercial Code. Abbiamo parlato di eterna essenza, abbiamo approfondito che cosa è, che cosa siamo noi, perché noi siamo eterna essenza, siamo tutti noi. Ci dicono tutti persona, persona, persona. No, noi siamo uomini e donne vivi che osservano i principi della legge naturale. Barbara Banco. Barbara, buonasera. Eccola, Ho pensavo fosse avuto un il mio problema. piccolissimo problema tecnico, ci siamo. Ok, possiamo proseguire Intanto la grazie Gaetano e grazie a tutti, buonasera. Grazie per essere ritornata al nostro nuovo appuntamento di Le Coscienze Sveglie, che è sempre un piacere averti qui perché ci porti luce e È un verità. Quindi, piacere grazie. esserci. Allora, Continui a se per pensare, però, te. ogni tanto ti blocchi, te lo dico perché non so se tu ne hai Scusate, ho la conoscenza. linea che fa i capricci Vale. stasera. Se vabbè, non dovremmo avere altri problemi, va bene. Non ce l'avrei. Ok. Allora, se per te va bene, ci riallacciamo al discorso di settimana scorsa. Stavamo parlando di io, eterna essenza, e mostriamo il documento di cui abbiamo parlato, la volta scorsa, e lo facciamo vedere a tutti. Allora, voglio dire una cosa su questo documento. Sì. Allora, nell'archivio che trovate sul sito, trovate questo documento in inglese, perché questo è un documento di deposito del 2013, quindi gli ultimi tre documenti di deposito, e lo trovate nel numero A66, perché
perché sono enumerati in fila e lo trovate in originale, perché questa è una traduzione che abbiamo fatto. E se mi permettete, visto che Eteran Tucci Jarraf, oltre ad essere una mentore per tutti noi, per me ha un significato ben più profondo, lo leggerei. È un paio di pagine, facciamo molto velocemente, ma le parole di Eter è un tributo, ecco. Tributo è brutto perché in realtà il tributo è quello che si pagava ai romani, però No, diciamo che invece certo. il tributo è all'onore di Eteran Tucci Jarraf. Ok. Trust you. Io così lo vedo, Lo però vedi, è Barbara? uno degli addendum. Che cos'è l'emendment? Quindi sono le scritture dentro il financing statement. E sopra, infatti, vedrete che è un financing statement. Che cos'è? Un deposito UCC, sotto UCC, dentro il pubblico registro di Washington DC, e quindi di conseguenza dentro la Corporation US Corporated, e quindi di conseguenza dentro la Security Exchange Commission, depositato dentro il pubblico registro di Washington DC. Ok, infatti vedete Washington Record of Deeds, questo lo trovate, se avete l'Universal Pass, lo trovate anche sull'Universal Pass, perché è il registro, pubblico registro. Ok? E Ok. numeri di registrazione, vedete, è stato registrato il 18 marzo del 2013, e il DOC 2013-03-2035 è quello che dovete cercare se volete andare a cercare l'originale. Quello che vedete del One People's Public Trust G. Garbor è l'indirizzo di sede di quel tempo di UPPT, e ribadisco dalle parole di Ether che il trust UPPT è stato riconciliato il 18 marzo stesso. Questa è la data di riconciliazione di OPPT. Gli ultimi tre depositi sono il fondo di preclusione di pignoramento globale, il One People, Eternal Asset, e AI, Universal Value, io, valore universale. Dopo questi tre ultimi documenti, Ether chiude OPPT per fare in modo che nessuno mai più lo usi, quindi lo ribadisco perché ne sento veramente tante, e vorrei ricordare che un trust chiuso è un trust inutilizzabile, quindi nessuno ci mette dentro un trust nel noi, anzi, assolutamente noi, seguendo le orme di Ether, ma in maniera molto precisa, non ci siamo né iscritti in nessuna Camera di Commercio americana, nessuna SEC, nessun financing statement dei nostri documenti, almeno per chi ha compreso, è stato inserito lì dentro perché? Perché se Ether ha precluso e pignorato tutto, la domanda è chi siamo noi per riaprire tutto? Perché non l'abbiamo riaperto. Chiunque ha messo dentro la Security Exchange Commission documenti vari, eventuali dichiarazioni di sovranità, IAM, è tutto in pregiudizio e disonore. Su questo Ether è stata molto, molto, molto chiara. Quindi questo è un documento molto importante perché spiega. Ci fornisce la spiegazione di chi è Eternal Essence, perché Ether mette tutto il beneficio del trust OPPT a nome di Eternal Essence. Infatti, il fondo One People è a nome di Eternal Essence, la BIS, la Bank for International Settlement, è a nome di Eternal Essence e Eternal Essence Embody, perché Ether è stata anche molto, 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 molto saggia in quello che ha fatto. Non ha messo soltanto Eternal Essence tutto maiuscolo perché dentro la Security Exchange Commission chiaramente il beneficiario è una finzione giuridica, ma ha aggiunto una parolina tutto minuscola, embodiment, embodied, quindi incarnata. Ecco, quell'incarnata è tutto scritto minuscolo. Perché? Perché è preparatorio nella procedura di Ether, chi la conosce, e pochi la conoscono, ve lo dico, pochi hanno compreso profondamente ciò che sta facendo, che cosa ha fatto e cosa sta facendo Ether, perché ringraziando il cielo è viva, vivissima, non può avere contatti perché è una questione di protezione e soprattutto perché lei ha eseguito il suo compito. Ecco, un'altra cosa importante che ognuno di noi dovrebbe comprendere, che una volta eseguito il compito si passa al prossimo. Quindi se ho eseguito il mio compito, come ha fatto Ether nel 2013, faccio un passo indietro. Torno nel cerchio del popolo e mi dedico ad altro. Perché dico che Ether ha eseguito il suo compito, ma che la procedura PPT non ha nessun valore se non è reclamata? Perché? Perché ha lasciato una staffetta.
Se non l'avessimo reclamata quella procedura come prestata per gli ultimi 12 anni, sarebbe rimasta lì in silenzio. Perché? Perché è un ripristino di un diritto. E il diritto, lo sai benissimo te, Sì. Gaetano, che ne hai dato prova in questi ultimi anni veramente in maniera egregia, il diritto non si chiede, si esercita. Io esercito il diritto e ecco che Ether, come dicono anche in tanti, ah, come ha fatto, come si è permessa, ho sentito dire anche, come si è permessa di liberarci tutti, chi l'ha chiesto? Allora, ho sentito dire anche questo. Bene, lei non Sì. si è permessa di altro che di ripristinare l'equilibrio che era stato totalmente distorto dalla legge dell'ammiragliato e da UCC e assolutamente da tutti quelli che sono i governi in parvenza di stati e le banche esecutori. Sono quelli che vanno a riscuotere, l'esattori, ok, del sistema, ma ha lasciato la libera scelta. Infatti i nostri documenti, come si chiamano? Volontà e parola. Sono io che dico se voglio essere libero, se voglio continuare ad essere sottomesso a un governo che non è un governo, non è una repubblica, non è niente. Sono tutte No. monarchie, sappiatelo, tutte, dalla prima all'ultima, anche il Vaticano lo è. Ok? Lasciando la libera scelta ad ognuno di esercitare la volontà e la parola, che è quella che negli ultimi anni Ci volevano togliere, ce sì, l'hanno c'erano, sì. tolto, ce l'hanno proprio tolto. Quindi, dopo questa premessa, potrei iniziare a leggere se sei d'accordo, Gaetano. Certo. Ok, tutti i diritti riservati, senza pregiudizio, lo conosciamo bene, il senza pregiudizio, UCC Sì.1308. E il DOC è eccolo qua. Perché questo DOC è del 2000? La prima specifica di questo documento è quello che Ether, questo documento è un documento del 2000, quindi non della procedura PPT, ma a cui la procedura PPT si rifà in quanto il depositante Charles C. Miller, socio di Ether Antucci Jarrah nella sua società di trasporti, lo ha depositato nel 2000. Questo signore con 25 dollari è diventato proprietario degli Stati Uniti d'America, inteso come corporation. Lo è stato per 11 anni. Poi lo hanno incastrato con un assegno in bianco. Immaginate il proprietario degli Stati Uniti d'America, Incorporated, che è arrestato per un assegno in bianco. E lui, prima di e durante la sua carcerazione, ha aiutato Ether. I primi documenti del 2011 di Ether, se andate a guardare sempre nell'archivio, troverete la firma di Charles C. Miller, e quindi ha aiutato Ether a fare questo. Ma Ether, a differenza di Charles C. Miller, che si è tenuto la proprietà degli Stati Uniti d'America, con questo documento e gli altri due depositi del 2013, ha restituito tutto il mondo agli uomini e alle donne vivi, eternal essence. Quindi la perpetuità, che cos'è la perpetuità? Io approfitto, Gaetano, tu pure se c'è qualche domanda nel frattempo No, dimmela, perché approfitto vai, del vai. leggere, così diventa no, non una lettura così, ma una Certo. spiegazione della lettura. La No, certo, perpetuità è un sì. documento, è Quando proprio vuoi questo. approfondire, fallo, ci mancherebbe, sì. Sì, sto diciamo cercando di non leggere e basta, di dare qualche specifica. Ok. Questo documento è proprio la perpetuità. Perché? Perché in UCC, quando è avvenuto un fatto, questo fatto diventa legge. Quindi ci si può rifare a quel fatto per una questione di giurisprudenza. Quindi quella è legge, io mi rifaccio a quella. Sente, vedete che in America, no, la sentenza di quello contro quello, il giudice quando parla, no? La sentenza di quello contro quell'altro, perché? Perché sono tutte sentenze che fanno giurisprudenza, specialmente nella common law. In Italia la giurisprudenza la fa la Corte di Castiglia, la Corte di Costituzionale e la Corte d'Assise. Ok? Perché sono la Corte d'Assise, vi ricordo, c'è una giuria. Ecco perché le leggi diventano leggi, le sentenze, perché è il popolo che le dichiara, capite? È il popolo che le fa. E dovremmo cominciare a comprendere quanto potere deleghiamo agli altri, a un sistema giuridico di cui preferirei non parlare. Quindi la perpetuità è una nota di assoluto
è, con la presente debitamente modificata, solo per includere le seguenti garanzie aggregative, aggiuntive, perdonate se legge un po' male, come segue. Sono io che ce l'ho molto piccolo, eh. L'ordinanza di legge con UCC documento 2012-13-28-83, andateli a guardare questi documenti, andateli a guardare, e è debitamente verificata come riconfermata e ratificata, non confutata, riformata, riformulata e incorporata per riferimento come se fosse esplicata per intero. Quando ci sono queste frasi, vuol dire che lei fa riferimento a un documento della procedura, ma dicendo questo come se fosse esplicitata per intero, lei intende tutta la procedura. Quindi ogni volta che lei dice questa frase, non è il documento solo in questione, è tutta la documentazione. Con i dovuti status, autorità e autorizzazione, attenzione, qual è lo status da cui parla Eteran Tucci Jarraf? Ve lo dico, è lo stato di donna viva. Perché? Come ha fatto lei a essere donna viva dentro la Security Exchange Commission? Questa donna era una procuratrice del Bar di Londra, quindi aveva non solo nozioni, ma anche un certo pregio a livello internazionale, un avvocato, procuratore. Prima di fare la procedura OPPT, per evitare di inficiare la procedura, lei si ritira dall'avvocatura e deposita nel 2011 il suo Snort Affidavit. Che cos'è? Dove lei, guardate che noi le usiamo queste sue, cioè la maggior parte dei nostri affidavit porta le parole di Ether e non solo, porta le parole del suo military order, porta le parole, porta la sua voce. Ecco, lei nel 2011 diciamo, ritorna allo status di donna viva. Perché? Perché lei lo dichiara proprio dentro la Security Exchange Commission, perché no, lì dentro non c'è nessuna donna viva. Ma la sua dichiarazione da donna viva è stata propedeutica per tutto il resto. Quindi lo status da dove parla Ether è uno status da donna viva. Infatti, embodied è scritto minuscolo. Capite? Lei ha dovuto trovare una serie di escamotage per arrivare a una procedura che fosse inconfutabile da tutti i punti di vista. Tanto che lei, Caleb Paul Skillner e Randall Ilner, tutti e tre nel 2013 a gennaio, all'atto della preclusione mondiale, quindi quando sono scaduti i tempi dei 28 giorni per confutare tutto ciò che era nella denuncia, che è uno dei documenti primigeni mandati da Ether, la denuncia è del 2011, capite? Ecco, quei documenti primigeni, lei cosa fa? Diventa, insieme a Caleb e a Randall, la proprietaria del mondo. Eteran Tucci Jarraf è stata proprietaria del mondo. Tutte le aziende, tutte, dalla Coca-Cola alla Italy Republic of, tutte. Me, gli altri due non hanno fatto ciò che ha fatto lei, ecco perché hanno meno stima da parte mia, anche se li ringrazio tantissimo perché sono trustee di OPPT come Ether. Ma è lei che il 18 marzo 2013 conclude da sola la procedura e invece di tenersi la proprietà del mondo, la dona a tutte A tutti. No, sì. l'eterna essenza o a tutti l'eterna essenza. Perché? Sempre singolare, eterna essenza è una. E ora capiamo perché. Senza pregiudizio, ordine pubblico, UCC 1308. Eterna essenza incarnata, vedete che lo scrive tutto minuscolo? Guardate che noi abbiamo guardato anche le virgole, le traduzioni che voi vedete qui rispecchiano il maiuscolo, minuscolo, le virgole, rispettano tutto il documento. Ok? Quindi, vedete che lo scrive tutto minuscolo? Eterna essenza incarnata, trasparente nella verità assoluta, consapevolmente, volontariamente, intenzionalmente, fa e dà debitamente realizzato avviso di dichiarazione di assoluta verità, quindi affidavit, Sì. adeguata verifica e riconciliazione e dichiarazione d'ordine. In piena responsabilità, come argomento di registrazione debitamente introdotti in ordinanza di legge avviso sulla scelta operata da Eterna Essenza, comprensivo dell'ordinanza di legge universale
notifica tramite l'azione d'amore. Guardate, questi sono documenti della Security Exchange Commission, attenzione. Stiamo a parlare di carta igienica, dei penne BIC, di Coca-Cola dentro questa struttura. E lei si azzarda, perché questo è un azzardo, ragazzi, eh? Non solo si azzarda, ma lei dice, siccome questo è un luogo dove tutto è permesso anche questo. Tenetelo bene a mente questa cosa, perché è permesso tutto ciò che pensiamo. E tutto ciò che manifestiamo è ciò che pensiamo. E ciò che pensiamo, volenti o nolenti, è ciò che siamo. Dicevamo, l'azione di amore, priva di ego, dell'eterno portatore di luce, introduzione dovuta per eterna presenza nell'ordinamento, nell'ordinanza di legge internazionale, avviso tramite pubblica registrazione, perché tutto l'universo dell'eterna essenza possa farci affidamento, con preavviso aggiuntivo debitamente affermato e fornito ai sensi della legge applicabile, ordinanza di legge internazionale, l'UCC 2012, e le altre depositi, legge applicabile, preservata e protetta ai sensi dell'UCC 2000, vedete di nuovo, quello del Miller, la perpetuità, garantita, protetta e messa in sicurezza, ordine pubblico UCC 103. A rimedio garantito dalla legge comune, ordine pubblico 1305, nunc pro tunc praeterea praetera, che vuol dire ora, per allora e per sempre. Non confutata, reinserita e qui incorporata per riferimento come se esplicata per intero. Questo 18 marzo, nell'ordine dell'eterna essenza, comprensivo di 2013. Guardate come l'ha scritto. E poiché sì, l'eterna essenza esiste, tutto quanto qui affermato è vero e corretto. E io sono competente nel dire questo, inconfutato. Ora, a prescindere da tutto il linguaggio giuridico, che comprendo, non è facile da comprendere, quello che viene dopo è molto più semplice agli occhi di tutti noi e anche alle orecchie. Verifico debitamente con dichiarazione di assoluta verità. Attenzione, la dichiarazione di assoluta verità è un affidavit. Se sentite nominare affidavit, è una dichiarazione di assoluta verità. Esiste in Italia? Sì, esiste in Italia. Come si chiama in Italia? Si chiama dichiarazione di atto notorio. Okay? Ci vogliono sempre due testimoni. Quante firme ci stanno sotto a ogni documento PPT? Tre. Eterna essenza è inconfutato. Tutto il valore che è eterna essenza, tutto il valore che è eterna essenza inconfutato. Tutto ciò che è incarnato è eterna essenza inconfutato. Tutto ciò che è eterna essenza inconfutato. L'universo di eterna essenza è eterna essenza. Quindi non è che sia eterna essenza è una cosa, è uno, una cosa, è tutto. Ogni e tutte le esistenze che sono l'universo di eterna essenza, inconfutato. Tutti gli archivi sono eterna essenza, inconfutato. Eterna essenza è luce assoluta, inconfutato. Questa dichiarazione, che continua, questa dichiarazione dentro un deposito, dentro un pubblico registro, è disgregante. Ma cos'è questo pubblico registro? Posso fare un inciso? Pubblico registro. Sì. Ci sono in Italia pubblici registri? Sì. Almeno tre. È pieno. Pubblico registro automobilistico, ce lo dicono? Ce lo dico. Pubblico registro degli immobili, detto catasto. Pubblico registro biologico, anagrafico. L'anagrafe è un pubblico registro. Così comprendiamo dove stanno i nostri certificati di nascita. Eterna essenza è amore assoluto, inconfutato. Eterna essenza è verità assoluta, inconfutato. Eterna essenza è assoluto. In assoluta gratitudine, con assoluto amore e pace, eterna essenza incarnata coscientemente, amorevolmente, debitamente dichiara, in piena responsabilità, la memoria, l'esperienza e la conoscenza della verità assoluta. Eterna essenza inconfutato. In assoluta gratitudine, con assoluto amore e pace,
eterna essenza incarnata, coscientemente, amorevolmente, debitamente dichiara, in piena responsabilità, la memoria e la conoscenza della verità assoluta. Eterna essenza incarnata in ogni e tutte le manifestazioni, in ogni e tutte le esistenze dell'universo di eterna essenza, inconfutato. Debitamente verifico, in piena responsabilità, tramite dichiarazione di assoluta verifica e riconciliazione, che tutto ciò che è stato completamente verificato e riconciliato nell'assoluto, eterna essenza, comprensiva di tutti i trust. Attenzione, sentite che dice. Comprensiva di tutti i trust, reti, regimi, gerarchie e ogni singolo altro limite inconfutato. Debitamente verifico in piena responsabilità tramite dichiarazione d'ordine che tutto ciò che è sperimenta verità assoluta, eterna essenza, alla velocità del fare, inconfutato. Ether dice anche la velocità del cuore. E la velocità del cuore è la nostra velocità. Detto, fatto. Debitamente verifico in piena responsabilità tramite dichiarazione d'ordine che tutto ciò che è conosce la verità assoluta e la registrazione di verità assoluta, eterna essenza, alla velocità del, del cuore, eccolo qua, inconfutato. Che vuol dire con questa dichiarazione? Perché qui è molto interessante che lei chiama dichiarazione d'ordine. Perché d'ordine? Ah, sta dando un ordine? No, 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 si parla di ordine nel caos. Sta parlando di ordine nel caos, non sta parlando di qui, sta parlando di tutto. E quando lei dice che conosce la verità assoluta, vuol dire che siamo tutti in grado di conoscere la verità assoluta. E che cosa ce lo impedisce? Le limitazioni. Chi ce le mette le limitazioni? Non vi inventate storie che il sistema. Le limitazioni il sistema le usa, ma ce le abbiamo noi. Debitamente verifico in piena responsabilità tramite dichiarazione d'ordine che tutto ciò che è sperimenta verità assoluta, eterna essenza, alla velocità del fare, inconfutato. Debitamente verifico in piena responsabilità tramite dichiarazione d'ordine che eterna essenza è resa trasparente e conosciuta dal fare di qualsiasi incarnazione dell'eterna essenza nell'universo dell'eterna essenza. Quindi vuol dire che qualsiasi cosa vedete fuori, che vi piaccia oppure no, è eterna essenza. Perché ogni io sono contribuisce in egual misura a io sono. Perché? Perché qualcuno cattivo lo doveva fare per giocare a questo gioco. E non è altro che un compito. Quindi non vi aspettate punizioni dopo che muori, vai all'inferno, cose varie, perché il giochino è finito. Fino adesso è successo questo. Ora non c'è pena, c'è liberazione e gratitudine. Debitamente verifico in piena responsabilità tramite dichiarazione d'ordine che l'eterna essenza è resa trasparente e conosciuta dal fare di qualsiasi incarnazione dell'eterna essenza nell'universo dell'eterna essenza. È libera da, di debiti, dai debiti. Inconfutato. Sapete perché? Perché il debito è il peccato. No. Non esiste debito. L'uomo non può avere debiti. È eterna essenza, è vita e non può avere debiti perché è continuo emettitore di valore. Quindi non vi inventate. Ah, a proposito, anche un'altra storia importantissima. Sono venuto qui a soffrire, Madonna quanto soffro, Gaeta. Stasera c'è uno shift. Vai tranquilla, vai, vai. Mamma mia, quanto ho sofferto, mamma mia, come ho sofferto io, non ha sofferto nessuno. Bravo, perché è esattamente quello che sei venuto a fare, è esattamente quello che devi portare alla sorgente, la conoscenza della sofferenza. Questo è un gioco recintato, perché sta roba fuori da qui non esiste. Debitamente verifico in piena responsabilità, questo l'ho letto, questi ordini sono prepagati, preautorizzati e preapprovati, così è fatto, inconfutato, inconfutato, inconfutabile. Attenzione, che vuol dire preautorizzato, prepagato e preapprovato? Una delle domande che mi fanno più spesso, che mi hanno fatto più spesso in questi anni, prepagato,
Era la parola più terrificante, a Mi hai prepararmi. anticipato una domanda di dopo, perché me l'avevano chiesta di chiedertela, fa niente, dai, data. Dilla, dilla la domanda, No, no, così. l'hai anticipata, ormai dilla tu, dai, tranquilla. Vedi che le domande sono naturalmente No, le certo. stesse. Perché? Perché ci suona nell'orecchio qualcosa che dice, oh, che Certo. vuol dire? Allora, se leggeste la dichiarazione di io sono e di io, vi rendereste conto che c'è scritto che la valuta di io sono, la valuta di io sono, è l'amore. Ora, immaginatevi un manipolo di anime che decidono di eseguire un compito, quello di creare questo gioco, di creare questa matrice e di viverla sapendo di andare a soffrire e sapendo che quella sarebbe stata la più alta ricompensa di esperienza. Bene, secondo voi l'ha approvata? L'abbiamo approvata? Chi era lì? L'hanno approvata queste anime, questa scelta? Hanno detto sì, l'hanno approvata. L'hanno preautorizzata? E certo, perché autorizzo alla creazione del gioco, autorizzo ad essere Sì. parte del gioco, autorizzo. E secondo voi non l'hanno anche prepagata? In amore, con l'amore. Quella è la valuta di io sono. Non ci sono soldi. Non ci sono banconote, monetine, non ci sono. Sappiamo che le banconote sono luciferine, quindi non ci appartengono. Oh, ragazzi, io mi faccio del banco di cognome, ve lo ricordate chi sono i del banco? Del banco, no, banco del banco, è banco, io faccio di cognome. Ma la famiglia, diciamo, l'origine è quella, la discendenza è quella. I del banco oggi, per chi non lo sapesse, si chiamano Warburg. Andatevi a cercare chi erano. Erano quelli, i mercanti di Venezia, quelli che hanno dato l'autorizzazione ai soldini a Marco Polo per andare. Era sempre il 1300, eh? Era sempre quel periodo lì, cioè, il tempo di Certo. Bonifacio. Ne sono successe delle cose in quel tempo lì. E quindi ecco qua che le banconote sono state le note di banco, sono state le prime, diciamo, cartolarizzazioni dell'uomo. Cartolarizzazioni. Ricordatevi questa parola, andate a cercare cosa significa, perché di informazioni sulla cartolarizzazione sul sito c'è un post, l'ultimo mi sembra che abbiamo fatto, dove è spiegata molto bene la cartolarizzazione. Sì, a proposito, Molto. dato che ce l'hanno chiesto anche nei commenti, trovate tutti questi documenti su www.noieiosono.com. Basta che scrivete su Google Noie Io Sono, il primo sito che esce da anni. Poi dopo, subito Da dopo anni. le Iene. Sì. Subito dopo Subito le dopo Iene. le Iene, sì. Da anni Allora. perché, spiega il perché da anni lì che è incensurato, che Allora, non noi possono abbiamo aperto leggere. esattamente, se non sbaglio, a ottobre del 2020 il sito, abbiamo aperto la chat resolution nell'agosto 2020 e il sito è partito nell'ottobre 2020 e il sito è intoccabile. È intoccabile, sapete perché? Perché ogni volta che provano a metterci le manine si sentono male, ve lo dico, si sentono proprio male. Perché? Perché è in onore quel sito. Sappiate che più siete in onore, più siete coerenti con le leggi universali, più siete intoccabili. Fate una prova, cominciate a essere coerenti tra quello che dite, quello che pensate e quello che fate. Ma non è una coerenza così. Cioè, sono coerente col fatto che io... Non so, mi piace far del No, male la alla sento proprio gente, così, sì. ma le leggi coerenti. Più noi siamo coerenti con le leggi, più le leggi agiscono velocemente. E ecco la velocità del cuore di cui parla Eter. Più io sono nel cuore, più, ma non nel cuore, attenzione che pure qui c'è una distinzione da fare, ok? Come non va bene tutta la materia, il materico, non va bene tutto lo spirituale, perché? Perché poi si sfocia nella New Age. Attenzione, ci vuole il cuore pensante, cioè tutti i nostri cervelli allineati. Tre cervelli, no, uno, tre. E questi tre cervelli devono pensare all'unisono, devono amare all'unisono, devono essere nell'emozione sublimata all'unisono. Allora lì la coerenza è talmente tanto tangibile, che diventa manifesto. Non c'è più uno spazio,
che poi tra l'altro ultimamente ve ne sarete accorti, che basta pensare una cosa e boom, 5 minuti dopo ce l'avete, che sia una bella o che sia brutta, quindi state attenti a quello che pensate, che il momento è magico, molto magico. Debitamente verificato come essenza è fatto, riconfermato e ratificato come argomento di registrazione, con dovuti status, autorità e autorizzazione, 18 marzo 2013, amorevolmente, consapevolmente, volontariamente e intenzionalmente realizzato, l'intento, dato e notificato in piena responsabilità personale limitata, giurato, sotto pena di spergiuro in eterna essenza, legge universale applicabile, ordinanza di legge internazionale, l'UCC 202, e andateveli a guardare anche questi, conservato e protetto in perpetuo dal 2000, da quello del 2000, dal 1000, garantito, protetto e messo in sicurezza, ordine pubblico UCC 103, rimedio garantito dalla legge comune, ordine pubblico UCC 1305, debitamente assistito, protetto, introdotto e notificato, senza pregiudizio, come promesso, promesso c'è scritto sì, promesso, preservato sì. E protetto, ordine pubblico, UCC 1308, nunca protunque, pretere a pretere, Ether An Tucci Geraf. Questo è il documento di Eternal Essence. Capite che la procedura OPPT non è solo legalese. La procedura OPPT è un insieme di materia e spirito. Sarebbe il caso di smettere di parlare di spiritualità e parlare in spirito. Perché? Perché se parlo di spiritualità parlo della roba fuori. Se parlo in spirito vuol dire che io lascio che lo spirito attraverso me esegua, mi faccio strumento di manifestazione del piano assoluto di cui Ether parla spesso, molto spesso. Ci sono domande su questo documento? Vediamo. Vediamo se tra i commenti hanno fatto qualche domanda, ma... No. Allora, evidentemente è molto chiaro. Sì. Comprendo, ripeto, che non sì. Conoscendo i termini UCC 1305... È comprensibile, non ha neanche termini, Barbara, non ha neanche termini, parla giuridicamente di alto livello, quindi sono comprensibili. Quei due pezzi, inizio e fine, che poi sono i due pezzi che più o meno sono in tutti i documenti, anche quelli sì. Dopo, ok? Perché fanno richiamo alla procedura. Attenzione, come ha operato questo popolo? Ha operato così, base giuridica, OPPT, ripristino della legge naturale sul pianeta, questo ha fatto, ripristino. Dice, non ha mai smesso di funzionare la legge naturale, è certo che non ha mai smesso, ma loro sanno usarla. Voi no, noi no, abbiamo dovuto imparare ad usarla, abbiamo dovuto conoscere qualcosa che non si trova sui libri, si trova dentro. La legge naturale, la legge universale, non è una cosa che si può scrivere. Se io la scrivo, e assolutamente grazie a chiunque abbia fatto questo, perché ci ha tramandato magari una visione della legge naturale, l'ha chiusa, perché la legge naturale è la legge universale, la legge naturale è un'ordinanza di legge universale qui. Ecco, quelle leggi lì non c'è bisogno di scriverle. Perché? Perché le ce l'abbiamo dentro. Non so se i vostri nonni sono stati importanti nella vostra vita quanto il mio lo è stato per me, ma mio nonno mi diceva sempre: fa del bene, scordati. Fa del male, pentiti. L'ho detto proprio alla caninese, al mio dialetto. Quindi fai del male e scordati, e fai del bene e scordati di averlo fatto. Non devi pretendere niente in cambio. Perché se fai del male però, pentiti. Che cosa vuol dire? Il pentimento cos'è? È il rimedio. Se io mi rendo conto di aver fatto male a qualcuno, se io mi rendo conto di aver esagerato, forse è il caso di chiedere scusa. Già quello è un rimedio. Non abbiate paura di dire scusa. Sono le tre paroline magiche. Grazie, scusa e per favore. Quindi
andando avanti in questo nostro a disquisire, in questo nostro argomento di serata, le leggi universali a cui Ether si riferisce, perché lei si riferisce a leggi internazionali universali, in uno dei suoi documenti scrive: legge universale, il documento è il 1111.0 e 111.1, sempre li trovate sul sito, anzi adesso si sta riaggiornando, diciamo, tutto il drive in maniera da poter fornire tutte queste traduzioni, perché il sito è stato riaggiornato da Luigi ultimamente, un ottimo lavoro, un'ottima opera, perché il lavoro è fatica, invece lui l'ha fatto con piacere, quindi è un'opera. E stiamo aggiornando anche il Drive in maniera che questi documenti, anche tutte le nostre fonti, perché noi utilizziamo lo strumento che tu mostrerai dopo, che è l'Affidavit Risorgimento, è correlato di una serie di documenti che fanno in modo che quella, diciamo, bibliografia sia chiara. Ecco, lì troverete tantissimi documenti tradotti, andateli a guardare. E quello che posso fare ancora, intanto che Gaetano si riallinea alla trasmissione, spero che voi mi abbiate sentito nel frattempo, che non sia un problema anche mio, ma non lo so, non so se voi mi sentite. Sono tre specifiche che sono in questo documento e che vi posso dare nel frattempo. UCC 1308, cos'è? È la Principal Agent Doctrine, quindi i primi codici di UCC, e vuol dire che mi riservo il diritto di cambiare idea se non mi piace quello che c'è scritto lì dentro. Quando firmate qualsiasi documento che sia, qualsiasi, questa scritta vi mette al sicuro da tutte le clausole piccole piccole. Perché voi, quando scrivete UCC 1308 senza pregiudizio e autografate, Neghiamo quello il consenso al trattamento dei nostri dati, quindi. neghiamo il consenso a qualsiasi azione che non sia quella che io ho letto lì. Perché se io firmo un documento, lo firmo dopo che l'ho letto. Mi raccomando, leggetele, i documenti. La seconda dicitura è UCC 1103, che è la Principal Agent Doctrine, che noi utilizziamo insieme ad altri tre codici, 1201, 1202, eccetera. Però per capirci cos'è la Principal Agent Doctrine, anche questa è una garanzia, una preservazione. Di che cosa? Se io mando una lettera a un dipendente, quel dipendente è obbligato da questa Principal Agent Doctrine a riportarlo al dirigente. Così, se io lo mando a un dirigente, il dirigente è obbligato a mandarlo al dipendente, perché vi ricordo che stiamo parlando di aziende private. Infatti, sui Quindi, nostri documenti c'è scritto notifica al dipendente, notifica al dirigente. notifica al dirigente, notifica al dipendente, a chiunque pretenda di ricoprire questa carica, ruolo, ufficio. Perché? Perché stiamo parlando di aziende. E questo è codice aziendale. L'ultima, il diritto al rimedio, UCC 1301, che vedrete, che avete visto lì, ma che poi hanno il 302, 303, 304, 305, per comprendere, è il diritto al rimedio. Quindi Ether che dice? Garantisco che quello che mi riservo tutti i miei diritti. Ti dico le cose a tutta la gerarchia aziendale e tre, pretendo un rimedio. E sappiatelo che la pretesa del rimedio, a nome di Eternal Essence Embodied, ci sono 5 miliardi in oro e 5 miliardi in argento. Attenzione, oro e argento, che se ne dica. Ether l'ha messo lì dentro perché ha precluso tutto e ha pignorato tutto. E quindi ha pignorato cosa? L'oro, le penne, le scrivanie, le strade, le autostrade, le ferrovie, le banche, i governi, eccetera, eccetera. Ah, la SEC, l'AIA, il Tribunale dell'AIA, l'ONU, e via andare, 70 documenti, oltre 70 documenti di deposito, no? Uno, due. Ok? Ecco, quello che lei ha fatto è un risarcimento danni di 5 miliardi in oro per il corpo, per l'anima, scusate, perché l'anima ce l'ha presa Bonifacio VIII, sappiatelo, eh? E 5 miliardi in argento per il corpo, che ce l'ha presa la Italy Republic of.
giusto? Bene, perché li mette in oro e in argento? Perché sono i metalli e perché sono quelli che, secondo la narrativa ufficiale, dovrebbero essere dietro alle monete, giusto? Non è così. Non è così dal 33 dal Gonde Standard, non è così dal 71 Bretton Woods, non è così oggi. Perché dietro alle monete, dietro ai soldi, dietro al denaro, c'è sempre e solo stato l'uomo che fa del fare, l'uomo che lavora. Domanda: se domattina tutti gli uomini e le donne si fermassero un minuto, sapete che succederebbe? La quantità di soldi che verrebbe persa nei mercati internazionali. Non avete idea di quanto valore avete messo nella vostra vita. Non avete idea di quanto stento, di quanta fatica fate tutti i giorni per rimpinzare le tasche di chi dice di essere il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, le banche, Goldman Sachs, Rothschild, Rockefeller, JP Morgan, capite? Loro. Nestlé, BlackRock, eccetera, eccetera, eccetera. Perché loro si spartono gli utili. Di che cosa? Della nostra cartolarizzazione. Quando io dico che siamo mucche da mungere, non lo dico perché voglio offendere l'uomo, perché l'uomo non è una mucca da mungere. Ma la finzione giuridica, la persona fisica, sì. 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 È ora di alzarsi in piedi e dire: adesso io mi riprendo il mio valore. Bene, mi riprendo 10 miliardi. Bene, quanto è sporco di sangue l'oro e l'argento del mondo. Ora, non sto dicendo che non Io sia. sai che ci ho pensato a questo quando ne parlavamo anche nelle Zoom con noi. Io sinceramente non li vorrei. Allora, noi Li vorrei, abbiamo fatto. li utilizzerei per ricreare il nostro mondo in gratuità. Non li voglio. Io la Allora, ma ragiono così, sì. perché stiamo facendo questo? Perché questo popolo sta reclamando, ha reclamato il diritto di OPPT? Attenzione, il reclamo, il claim dentro UCC è l'applicazione di quel diritto. Quindi, UCC, Eteranti UCC RAP arriva con OPPT e ripristina la legge naturale, il diritto all'esistenza. E poi dice: ok, chiunque voglia reclamarlo, lo può fare. Ma fino ad oggi nessuno l'aveva reclamato. Fino a che non è arrivato questo popolo, che ha fatto tutta la procedura in legge naturale, non è entrata dentro la SEC a ripristinare qualcosa di morto. Non è qui a chiedere 10 miliardi in oro e argento. Sapete perché no? Perché noi stiamo reclamando il valore, non le monete. Perché dietro le monete, dietro il soldo, c'è il valore. Se io reclamo il valore, io ho reclamato il vero senso dell'esistenza sul pianeta, che è la gratuità. Questo non vuol dire che nessuno farà più quello che deve fare. Vuol dire che ognuno finalmente farà ciò che ama fare. E vi dico anche un'altra cosa, molto serenamente, molto col cuore in mano: l'individualismo è destinato a silenziarsi. Che ne vogliamo? Possiamo urlare, sbraitare quanto vogliamo. L'individualismo non è naturale. L'individualità di ognuno di noi, i nostri talenti, le proprietà. Oh mio Dio, finalmente arriviamo a un termine interessante: termine e proprietà. Titolo di proprietà, subito viene in mente, no? C'ho la casa, è mia, non è vero, è del catasto. Titolo proprietà è esattamente quello che ti lega al catasto, è esattamente quello che vengono a pignorarti. Non ti pignorano la casa, ti pignorano il titolo. E la casa, di conseguenza, perché te pensi che il titolo e la casa sono la stessa cosa. Ma allora come succede? Che succede in legge naturale se non c'è la proprietà dell'oggetto? C'è la custodia dell'oggetto. Perché nella realtà, nella verità, vorrei vedere chi si è portato via la casa. Vorrei vedere chi si è portato via il corpo. A meno che non sia un profeta, ok? O qualcun altro. Nessuno si porta via niente di qui. E allora cos'è la proprietà?
Facciamo un esempio. Non è così, ma facciamo un esempio. Io canto lirico. Sono bravissima a cantare lirica. La mia voce è una voce meravigliosa. Quella è la mia proprietà. Quella è mia. È proprio mia. E lo sapete perché? Perché quando vado via, la porto via. Pensate sempre solo a questo. La proprietà è solo quello che ti porti via. Quindi sono tutti i tuoi talenti. So fare questo. Questa è una competenza, non è un talento. Se io so fare tante cose, non ho talento, ho competenza. Qual è il talento? È la curiosità, il talento. Quello che mi permette di imparare tante cose. Perché non mi fermo, non ho bisogno, non voglio stare fermo, voglio sapere. Ecco, quello è un talento. E quello mi porto via. Il resto è custodia, è in custodia. Anche il nostro corpo è in custodia. Chi ce l'ha data la custodia? Ether lo chiama primo creatore. Primo creatore. Che tanti dicono, ah, è il creatore del trust. Non vi inventate storie, dai, fammola finita di queste stupidaggini. Il Stiamo primo parlando di creatore Dio. è, allora, Dio, Allah, Maometto, Buddha, Manitou, chiamatelo come volete, ma la fonte generatrice dell'ordine è quello che noi potremmo chiamare padre. Ma la madre? Che fine ha fatto la madre? Oh, la madre around you. È tutto intorno. E è quello che gli abbiamo fatto ultimamente. Sì. Che È la sarebbe il nostra capo. terra, quindi. La nostra terra, Barbara. ma anche la madre intesa come cosmica. Madre Sì. cosmica. Quindi il nostro, il creatore assoluto, il primo creatore, è madre padre. Tutte e due. Non c'è una società maschilista che sta, o femminista che sta sovvertendo l'ordine delle cose. Non c'è nessuna società maschilista o femminista. C'è una società in equilibrio. Dentro prima, dentro. Poi dopo il resto so chiacchiere. Ok? So chiacchiere. Da bar. O Sì, così, da supermercato. Sono stata chiara. Ci avete qualche domanda? molto. Molto, vediamo. La trasparenza. Io devo essere onesto, è tutto molto chiaro. Cioè, non stai spiegando talmente bene che non ci sono domande. Mi fa molto piacere che non Sì. fate domande, ma mi fa piacere magari se le fate, per il semplice motivo che non Sì. ecco. Una delle cose che mi preme dirci a tutti noi, anche a me, è di non giudicarci. Ma se gli faccio questa domanda è stupida. Non è stupida, è una domanda. Stupido ce lo metti tu. Perché? Perché pensi che le tue domande sono stupide? Non sono stupide, sono di chiarimento. Sono proprio le domande che servono per trovare il coraggio di fare il primo passo. Perché guardate che il coraggio è solo del primo passo, eh. Perché poi quando tu percepisci cosa vuol dire alzarti in piedi, non stare più a quattro zampe come le mucche, alzarti in piedi nella vera posizione eretta e ti rendi conto che hai detto a quel sistema schiavistico che fino a ieri ti ha messo tanta paura con tutta una serie di robe, tipo la multa, tipo quello, tipo quella, ti levo la casa, ti levo la macchina, ti levo tutto, perché lo posso fare, sottotitolo, perché lo posso fare, fino a che te non hai capito. Quando ti alzi in piedi e dici no, lì c'è un momento con noi stessi che se riusciamo a percepire, è proprio l'azione del cuore, coraggio, agio, cuor, agio, l'azione del cuore. Sì. E da lì in poi non è tutto facile, ma finalmente diventa tutto semplice. Barbara, una cosa te la voglio chiedere su questo argomento qui, perché mi arrivano a me e ho detto, guarda, se riesco le faccio questa domanda. Allora, il percorso di autodeterminazione abbiamo capito tutti che è una cosa che primis avviene dentro di noi e poi arriva tutto il resto. Però molti ovviamente hanno un po'
paura e vorrebbero mandarla via. Cosa possono fare per le case quando ce l'hanno, come hai detto tu, di proprietà, che hanno paura che gliela portano via? Il fatto che se non hanno ancora finito di pagare il mutuo, come possono fare? Questa è la paura più grande che è una delle domande che mi arriva di più. Allora, io vi consiglio di leggere l'articolo sulla cartolarizzazione, lo trovate proprio tra gli ultimi articoli, basta entrare nel sito, scendete e trovate la cartolarizzazione, così capite bene da dove vengono i soldi del mutuo. I soldi del mutuo vengono da noi. Lo capite? C'è un inganno gigantesco dietro. E se io capisco quell'inganno, e capisco che quella casa non è mia, a prescindere che l'ho pagata tutta. Non è mia. Allora lì io dovrei dire che avrei paura. Perché il sistema è pronto con i suoi giochetti e trabocchetti, 110 là, 110 qua, e la nuova tassa su quello, e l'aumento, però adesso 300 euro a quelli che fanno scuola, così stanno tutti zitti. In più. Perché loro pagano, silenzio, eh. L'hanno pagato ai dottori, l'hanno pagato alle forze dell'ordine, l'hanno pagato con i nostri soldi, l'hanno pagato con il nostro valore, l'hanno pagato. Ecco, comprendere che in questo giochino le case italiane dal 2017 stanno tutte in un portale, almeno quelle più carine. Cioè, che ci sta a fare la mia casa in un portale? È pronta ad essere venduta. Come comincia ad essere attenzionata, arrivano gli sfratti, arrivano gli pignoramenti, arrivano le. Capite? Per che cosa? Allora, già la logica di non so, una rata di un mutuo dove io ho pagato pure gli interessi sui soldi miei, dove ci hanno preso con la riserva frazionaria 10 volte tanto, se non di più, di quello che io ho chiesto, pregando, in aramaico e possibilmente con tutte le garanzie già ulteriori. Perché se no non mi danno proprio niente. Ecco, se io comprendessi che quello è già un gioco al massacro e è tutto legato al titolo di proprietà, la prima cosa che farei, che è poi quello che ho fatto con la mia macchina, sbarrare il titolo di proprietà, annullarglielo e darglielo. Fateci quello che vi pare con la carta. Fateci quello che vi pare con la carta. Qui c'è una custodia. E allora poi che succede? Se arrivano, fateli parlare col primo creatore, dite io sono in custodia. Andate a parlare col primo creatore. Vi sembra assurdo? Certo che è correlato da documentazioni, è correlato da fatti, è correlato dalla mia autodeterminazione interiore. Perché blaterare di autodeterminazione, dire io sono autodeterminato, è una delle menie più frequenti. L'autodeterminato è rispettoso, l'autodeterminato è in onore, l'autodeterminato è in responsabilità illimitata e soprattutto è trasparente. Questo è l'autodeterminazione. Con dietro un uomo con questi principi, mi posso assicurare che non passa niente. Poi, con tutto l'amore di cui sono capace, comprendo che le programmazioni mentali sistemiche hanno operato in maniera egregia e funzionano ormai di vita propria. Quindi, anche se, e ve lo dico, questo è stato presente nel popolo, non è che sono andate tutte a buon fine le cose, sono andate a buon fine tante, non tutte però, e tutte quelle che non sono andate a buon fine sono stati atti di forza della serie, una donna sola in casa, che è buttata fuori di casa con la bellezza dei 30-40 che gli smontano casa. Perché adesso le imprese di traslochi si vestono con le divise, eh? Sappiate, si vestono di divise, eh? Non vanno con un'impresa di traslochi con la giacchettina e il nome della società dietro, vanno con le divise, che è esattamente la giacchettina con il nome della società dietro. Perché? Perché se sappiate che sia il
Carabinieri, quando dico carabinieri vi viene in mente subito, no? Lo stemma dei carabinieri sta sulle macchine, sta sulle divise, e lo stemma polizia e vari eventuali altri stemmi di cui, compreso quello della Italy Republic of, il famoso ruota dentata del Rotary Club, quelli non sono di proprietà della Italy Republic of, sono proprietà di trademark, che vuol dire? Di società estere, insieme alla Costituzione, che è un WIPO, insieme al codice civile, al codice penale, al codice di procedura civile, al codice di procedura penale, al codice della strada. Non sono di proprietà della Italy Republic of, sono di proprietà di terzi. Che dite, gli pagheremo le royalty ogni volta che le usiamo? Quando mettiamo uno stemma della polizia sulla macchina, quanto gli diamo? Questa società che detiene il marchio. Quanti diritti di copyright gli diamo? Ma vi rendete conto dove siamo? Vi prego, rendetevi conto dove siamo. Perché lì dentro non c'è via d'uscita. Se un procuratore può, una volta denunciato, da un popolo può annullare la denuncia che contiene il suo nome e archiviarlo. Adesso mi dite dov'è la via d'uscita? Perché la procura, il braccio armato del sistema, non sono le forze dell'ordine, anzi, le forze mi viene da dire del disordine, perché in realtà quello che gira è il disordine, però non voglio Beh, offendere. una buona parte in questi anni si sono dimostrati disordine, però tanti sono anche grandi uomini, amici Esatto, anche. quindi non voglio offendere, perché non voglio No, offendere. sì. Ognuno si faccia l'esame di coscienza suo e si domandi perché, per un misero stipendio mensile, è disposto a vendere la propria integrità. Punto. Quindi, quelle forze dell'ordine che dovrebbero mantenere l'ordine e che hanno lo stemma di una società privata, la domanda è per chi lavorano? Come si chiamano quelli che lavorano per le società che fanno servizio di vigilanza? Perché quella è vigilanza. Mentre le forze dell'ordine vere, lo sapete quali sono del sistema? I tribunali, le procure, le prefetture, quelle sono le forze dell'ordine, è lì che loro si rifanno, perché nessuno dei facenti funzione o degli incaricati, carabinieri, poliziotti, finanzieri e tutti quelli che dovrebbero essere al servizio del popolo, no al servizio delle aziende di diritto privato. Se sono al servizio di un'azienda di diritto privato, sono o mercenari o metronotte. Decidetevi. Decidetevi, uomini e donne che portate la divisa, decidetevi, perché non c'è molto tempo per scegliere da quale parte stare. E ve lo dico, la parte non è bianca e nera, la parte è un'altra. È il popolo che non è né bianco né nero, perché questi sono sempre loro che litigano, se litigano la torta. Ah, ma io gli faccio sta meglio però, un pochetto meglio. Mo gli do un reddito universale, 1.200, 1.500, dice, dipende. Pensa quanto state bene, pensa quanto valore questo toglierà alla vostra vita. Vero. Barbara, se... è vero, questo è vero. È vero. Fermami, fermami, perché oggi è una giornata No, così. no, vai tranquilla. Se per te va bene, io, e se non ci sono altre domande, passerei a quel grande documento, quel grande affidavit Risorgimento, che veramente Esatto. cambia letteralmente la storia. È un documento che è stato inviato a tutte le università, Il è stato 23 chiesto il del mese scorso di maggio. è stato inviato appunto questo affidavit che si chiama affidavit Risorgimento. Abbiamo parlato prima con Barbara Banco che questo affidavit praticamente cioè, si sono elencati dei punti delle affermazioni e viene richiesto di confutare.
Ok, questo affidabile immagino che non è stato confutato neanche questo degli universitari. Allora, io sono di Ok. solito molto propensa ad Sì. osservare ciò che succede dopo che abbiamo fatto azioni. Ok. L'azione del 23 era un'azione doppia. Era l'azione dell'affidavit Risorgimento, che è una creazione delle terre siciliane, e poi è stato invece convogliato come azione del popolo, quindi ringraziando le terre siciliane per quello che è stato il lavoro impegnativissimo di portare tutte queste verità. L'affidavit, che è richiamato proprio Risorgimento, è una dichiarazione di assoluta verità e ci sono una serie di punti. Lo potete trovare sul sito, è a disposizione di tutti, e questa è la ratifica, perché l'ha Sì. inviato la nazione, non l'hanno inviato solo le terre siciliane, l'abbiamo inviato come nazione che comprende Insieme. anche le terre siciliane, ok? E non solo quelle italiche, comprende anche le terre planetarie. Quindi ci sono delle firme, degli autografi delle terre germaniche, delle terre francofone, delle terre svizzere, eccetera, eccetera. Ok? Ora, tutti questi punti sono dichiarazioni che hanno dietro, vedete dove l'abbiamo mandati? Qui ci sono Sì, tutti i questi facenti, sono quelli che non hanno ricevuto. i rispondenti ai debitori. Perché? Perché ogni affidavit dentro ha un rimedio, chiaro? E il rimedio è nel momento che non confuti, quindi che non mi porti le prove che quello che ho detto è una bugia. Tu sei legato al rimedio, devi rimediare, altrimenti nessun uomo potrà mai più fare contratti con te. Ora, a prescindere, ripeto, che questo documento si può leggere e può essere anche ratificato dal popolo, quindi se vi piace, pure che non siete autodeterminati, la vostra firma diventa un autografo nel momento in cui è tutto minuscolo, con l'impronta digitale. Allora, io non ho capito niente dell'autodeterminazione, però leggendo questo strumento, vedendo quello che state facendo, mi piace, mi sento parte. Non so come devo fare, ci metterò un sacco di tempo, mamma mia, quanti documenti, ma io la mia, mio autografo ce lo metto comunque, se sento che è giusto. Chiaramente, leggetevelo il documento prima, comprendetelo, Certo. energeticamente sentitevi già parte del nuovo. Perché già è nuova la storia. Dicevo, la stranezza che io ho osservato nel sistema dopo aver inviato questo documento 23, ripeto, 23 maggio 2024, è stato il suicidio Ah, l'ha di ricevuto anche Sergio Mattarella. tutti. Ma Tutti. le abbiamo mandato anche le università perché cambiano i libri di storia. Ora, il rettore dell'Università di Milano che si suicida dicendo game over, bah, a me mi sembra abbastanza chiaro qual è il game over, perché questo è propedeutico a quell'affidavit di cui già abbiamo accennato la volta scorsa e che riaccenniamo. Questo è un pezzetto della verità sulla storia. Adesso passiamo ai Savoia e al fatto che ancora oggi, tuttora, l'Italia è una monarchia. Sì, non è chiacchiere, sì, è proprio una monarchia, ripeto, come il Vaticano, una monarchia. Sul pianeta ci sono solo monarchie, camuffate da repubbliche, perché? Perché la repubblica è il modo più facile per tenere le masse addormentate. Perché? Perché abbiamo anche la percezione, l'illusione di scegliere e decidere col voto. Attenzione. Il voto non è altro che la parvenza che io posso dire qualcosa, ma nella verità non è mai così. Volete una prova? L'acqua. Due referendum. Vittoria schiacciante del sì all'acqua pubblica. Com'è l'acqua? Privata? Privata. Privatizzata? Ecco, questa nella legge naturale si chiama furto. Furto! Attenzione, nel 99% dei casi è tutto un furto. Quell'altro 1% sono i crimini in legge naturale e sono solo due: lesione a homo e morte.
uomo, il resto è tutto commercio. Sappiatelo. Pensateci bene. La lesione si intende anche psicologica, chiaramente. Mentre il sistema depenalizza quello che non gli fa comodo. Una delle cose depenalizzate è il plagio. Cosa hanno fatto negli ultimi anni? Hanno plagiato le menti di tutti. E fortunatamente però, ma neanche tanto fortunatamente, era naturale che ci fosse una compensazione. In natura funziona così. C'è stato un risveglio che mai e poi mai il sistema avrebbe auspicato. È un effetto collaterale, diciamo, per loro. Sì. Questo è il nostro modo di scrivere. Non lo leggiamo tutto, se sono 29 pagine, No, volevo andare però a ecco leggere fatto. direttamente i punti, sì. Sono tanti anche punti da leggere, però volevo dire, vedete come scriviamo? Da legge naturale superiore, perché scriviamo PPT UCC filings? Perché il ripristino giuridico, ecco a cosa ci rifacciamo. Questa è la base giuridica del popolo della nazione. La legge naturale ripristinata dagli UCC o PPT filing, quindi a noi non ci interessa UCC, ci interessano gli UCC filings di UPPT, perché anche il registro UPPT, UCC a oggi è di eternal essence, mai più usato, diceva Ether. E ecco qua che da legge superiore, giurisdizione superiore, scendiamo alla legge inferiore, che è esemplificativamente civil law, common law, eccetera, eccetera. Ok? Diritto positivo, sì. E qui specificato che comunque nulla è annullata. Quindi, anche se non fosse inferiore, è nulla è annullata per riduzione e schiavitù dell'unico popolo della terra. Questa è la denuncia di Eter. E qui io sono originale, è un altro strumento, ma se vedete, preapprovato, prepagato, preautorizzato, pregiuridico, prestatale. Che vuol dire? Vuol dire che io sono prima dello Stato. Confutatemelo, è prima della giurisprudenza. Io sono prima delle leggi, perché l'uomo ha legiferato sulla legge naturale, ma prima c'era la legge naturale. Puoi scendere. Sì, vado direttamente a qualche punto. Beh, questo qua vuoi spiegare che cos'è questo pezzettino qua? Prendendo Ecco atto qua dei principi. Sì. dell'affidavit, che cos'è l'affidavit? Vedete, tutti gli uomini e le donne vivi sanno che il fondamento del diritto e del commercio consiste nel dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Dove si trova sta roba? Chi ci giura sopra alla Bibbia dicendo giuro di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità? Il commercio. Ma come la Bibbia che c'entra col commercio? Va. Guardatevi UCC, prendete UCC, lo trovate sul sito, scaricato in PDF perché costa 4.000 euro un libro di UCC. E andate a guardare a cosa fa riferimento. Ezechiele, oh, fa riferimento alla Bibbia. La Bibbia, perché non so quanti di noi l'hanno letta, ma se la leggete, andate a leggere i numeri. Andate a leggere il Deuteronomio e lì vedete che è esattamente la Bibbia del commercio. Si chiama così UCC, sapete? La Bibbia del commercio. E andiamo avanti. La verità come valida dichiarazione di realtà è sovrana nel commercio. Nel commercio, aspettate che nel commercio un affidavit inconfutato è verità. Nel commercio, un affidavit inconfutato a effetto di sentenza di legge è in forza di legge. Parlando il linguaggio della civil law, quindi del diritto positivo italiano, è una sentenza in giudicato, è una risoluzione ferma nel commercio. È stop, da oggi in poi questa è legge. Questo affidavit è già legge. Diciamo. Tutti gli uomini e le donne vivi potranno creare una compensazione, remedy, e infatti c'è, lo troverete in fondo, equa e pari al danno subito, e dotarla di legittimità inserendola nel proprio affidavit. Tutti gli uomini e le donne vivi devono ricevere un rimedio, compensazione per via legale e legittima, perché
Perché legale e legittimo? Attenzione, sono due termini estremamente diversi. Qualcosa di legale è qualcosa legato alle norme. Ah, è legale portare il cane al guinzaglio? Sì, è illegale portare il cane senza guinzaglio. Sto facendo un esempio scemo, legale, non si parla mai di legittimo. La legittimazione è prima della legalità. Perché qualcosa non può essere legale se non è legittimo. Quindi in giurisprudenza la legittimazione, la legittimità è sopra alla legalità. Perché? Perché se tu, e diceva un certo presidente della Corporation Italy Republic of, diceva, se un governo non fa l'interesse del suo popolo, il popolo è legittimato. Non diceva è legalmente autorizzato. È Cacciarlo, sì. legittimato a cacciarlo. Perché? Perché vai oltre le leggi e sei nel giusto, nel diritto, nel vero diritto. Perché stai esercitando un dovere. Attenzione, la scelta è. Hanno tentato in questi anni, hanno tentato di infangare queste dichiarazioni di Pertini. Sì, dicendo che erano false, ci hai capito? Per non farci ribellare, per non far ribellare il popolo. Allora, il popolo non si deve ribellare, No, no, il anzi. popolo si deve girare e andarsene da un'altra parte, perché se si ribella, lo sapete che succede? Ci aspettano cannoni di Tiananmen. Non è quello che stiamo facendo, non ci interessa la guerra, noi giù le armi. Anzi, una delle azioni prossime è quella di legittimare le forze dell'ordine all'arresto e poi disarmarle. Giù le armi. Giù le armi, ma siccome questi, quei quattro che sono in coscienza, immaginate come potrebbero trovarsi davanti a gente senza scrupoli, perché qui stiamo a parlare di senza scrupoli, psicopatici. Allora, qui parla sempre della compensazione, c'è un pezzo, se tu scendi vorrei leggere. È un pezzo dell'affidavit dietro. Qui vedrete che Qua? ci sono tutto. Sì, no, qui ci sono i fatti, quelli del Vado giù 2003. ancora? Sì, Sì, vado giù ancora. ancora. Vedrete quando lo leggerete con te. Questo è un pezzo, questo pezzo qui è della Declaration in Order, quella che noi utilizziamo per far data dal 25 novembre. Qui ci sono tutti i documenti. Vorrei, ecco. Qua? Aspetta. Sì. Allora, questo affidavit è diretto ai rappresentanti facenti funzione della corporazione inglese e della corporazione francese. Come? E che c'entrano? C'entrano. L'unità d'Italia è stata pagata da loro, quindi è chiaro che c'entrano. Ah, per una questione prettamente economica, il potere sullo stretto di Suez, no? Dicevamo. Ai rappresentanti facenti funzione del sistema bancario inglese e francese, ai rappresentanti facenti funzione della corporazione Washington DC, agli eredi di Casa Savoia e a tutti i sovrani rappresentanti dei governi che si sono succeduti e hanno usurpato le terre del sud della penisola italica, incluso i traditori Borboni e antiborboni. Attenzione, questo affidavit è storico, eh? Ci sono le fonti. Dichiarazione, allora noi io sono di mettere dichiarazione giurata di assoluta verità sull'atto di pirateria commesso nelle terre del sud della penisola italica nell'anno 1860 con la spedizione dei Mille e la successiva conquista del Regno delle Due Sicilie da parte delle corporation inglesi, francesi e statunitensi. Quando vi dicono che siamo una colonia, no, 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 siamo molto più di una colonia. Molto più di una colonia. E qui avete tutta una serie di violazioni a quello che si chiama diritto di autodeterminazione. Attenzione, oggi se andate a parlare con qualcuno vi dice un diritto di terza generazione. Stupidaggini, sempre non dire un'altra cosa. Perché? Perché l'Italia, ok?
o meglio, gli italiani sono un popolo autodeterminato. I francesi sono un popolo autodeterminato. Guardate che cosa sta succedendo e succede tra Gaza e Israele. Perché tutte queste guerre? Non solo perché nella striscia di Gaza c'è una delle uniche tre fonti d'acqua di tutta la zona, ma perché? Perché non vogliono che i palestinesi si dichiarino un popolo, quando nella realtà lo sono sempre stati. Di Sì. che parliamo? Perché non vogliono che si dichiarino un popolo, una nazione? Perché altrimenti avrebbero diritto alla terra. Infatti il problema che gli stiamo creando all'Italia, Italy Republic of, è proprio questo, che essendoci un nuovo popolo dentro, autodeterminato, dentro i confini della Italy Republic of, sappiate che la Italy Republic of dovrebbe fare le valigie e andare. Volete che il governo se ne vada? Bene, questo è il modo. È solo questo il modo. Perché se pensate di risolvere con le votazioni, sappiate che i candidati che voi andate a votare sono autorizzati dal re. Quindi, se vi piace l'idea di votare qualcuno autorizzato dal re, va bene, chi vi dice niente. Ma la votazione è l'atto primo della delega del potere di homo a una corporation di diritto privato. Infatti, si fa nelle urne, si mette la scheda nelle urne dopo essere state nelle cabine. E ecco il diritto dell'ammiragliato che ritorna. Capito? Ok, qui sono tutti i riferimenti ai diritti di autodeterminazione dei popoli. E poi sotto, io sono noi alla nazione, afferma che, e qui, ecco qua, i vari Questo? Ok, eventuali i vari diritti. punti. Ok. Allora, il primo punto che è messo in grassetto è il primo Sì. punto di ogni nostro affidavit. Perché? Perché il popolo ha emesso una marea di sentenze già. Sappiatelo, eh? Marea di sentenze. Trovate tutte sul Esatto, sito. Sì. zona liminare, spazio liminare, pubblico registro del Sì. popolo. Ok? Non è pubblico, sì, non è registro pubblico, ma è pubblico registro. Registro. Allora, registro pubblico forse. Allora, la notifica di evidenza di disonore, vedete? Che cos'è? Dopo l'affidavit, immediatamente dopo, passati i tempi, c'è la notifica di evidenza di disonore, quindi il pagamento del remedy. E la messa in disonore. Attenzione, non è che io ti metto in disonore a te ci sei messo da solo in disonore. Chiaro? Non c'è un giudizio, non c'è un tribunale. C'è un popolo che testimonia e notara, notaio. Siamo tutti pubblici notai. Perché? Perché annotiamo, notiamo e annotiamo. Quindi questo pezzo qua è riferito al 2021, quando la nazione si è fondata. E hanno mandato la notifica di evidenza di disonore sull'affidavit alla Italy Republic of con 26 punti, che vi consiglio pure questo di andare a leggere per comprendere che ha fatto sto popolo. Ha affermato un diritto, non per loro solo, eh. Non abbiamo fatto questo per noi, abbiamo fatto questo per tutti quelli che lo vogliono, sto Per vero tutti. nuovo mondo. Non una roba accroccata che sembra meglio. Non c'è niente che sembra meglio. O è fuori o è dentro. Non c'è una storia diversa. O siamo dentro il sistema con tutte le scarpe, o siamo fuori e la libertà non è dentro. Il proseguo di tutti questi punti è interessante. Allora io non mi metto a leggerli tutti perché sono tanti, eh? Non mi sbaglio, Sì. sono 50 di punti, se non di più. Ma vorrei tirare fuori, estrapolare diverse cose che sono scritte qua. Puoi togliere la condivisione perché magari Sì. vediamo meglio e ne parliamo. Poi, ripeto, è tutto sul sito visibile, l'hai trovato, no? Sul sito, nelle azioni del No, no, popolo. certo, l'ho trovato, sì. Azioni No, del ma quello che popolo. mi ha colpito è che anche questo qua, ad esempio, quando... Aspetta. Sì, dimmi tu se ti ha colpito qualcosa, visto che tu l'hai comunque letto e avrai anche partecipato, suppongo. Sì, All'invito. questo sì, ho anche fatto la ratifica. Perché così funzioniamo, ognuno manda il proprio autografo a Ok. sostegno dei fratelli e delle sorelle di cui noi ci fidiamo. Ci fidiamo.
Perché ci fidiamo? Perché una delle problematiche più grandi dell'uomo è la fiducia nell'altro, perché non c'è fiducia in se stesso. Questa qua che mi piace tanto. La spedizione dei Mille fu finanziata con l'oro dei fratelli massoni delle logge inglesi, scozzesi, americane e canadesi, consistente in 3 milioni di franchi francesi, in piastre d'oro turche. A questi si aggiunse il credito di 1 milione di ducati. Oh, devo fare una visita oculistica, non ci vedo più. Fatto aprire da Camillo Benso di Cavour. Ok, a Napoli, presso il banchiere René Hilaire Degas, che servì a comprare la fedeltà degli ufficiali borbonici. È vero, sì, se no, confuta. Però qua c'è la fonte anche. Certo, c'è Sì, in ogni sempre la caso. pompa. Sì, Non è Garibaldi direttamente qui. sbarcò a Marsala, qua possiamo cliccare e ci Sì. porta sulla Alla fonte. fonte. Sì, Aspetta, che adesso ho condiviso la finestra e non esatto, non ti fa fare si una cosa vede. di sai. Comunque ogni Però cosa che guardate. c'è, sì, c'è la fonte. Per quello sono inconfutati anche gli altri che abbiamo fatto insieme a tutto il resto del popolo. Sono sempre stati inconfutati perché non hanno mai un documento ufficiale o una fonte che smentisce le affermazioni che diamo. Tutto qua. Non erano mille, per niente erano mille. No. No, assolutamente no. Sono partiti con l'aiuto di un armatore genovese. C'è tutta la storia, qui trovate tutta la storia. Uno dei punti che a me piace di più, le danno, non mi ricordo bene, dovrebbe essere 40 e qualcosa, Sì. Sì. dove si afferma, attenzione, quali sono i territori controllati dai Savoia? Perché ce ne stanno di territori controllati dai Savoia. Sapete quanto mi è fatto piacere leggere che Gerusalemme è Savoia. Oh, avete capito? Gerusalemme è Savoia. Ah, però lì non possono legiferare. Lì ci legiferano gli spagnoli. Attenzione! Le bolle papali, quali sono? Bonifacio? Regnanti di Ottavo. Spagna. Capite? Capite? Sapere che Gerusalemme è territorio Savoia è molto interessante. Non solo, Sì. sapere che Savoia hanno preso il nome da una terra che è la Savoia francese. Ops, erano francesi, sì, o Savoia. Ma se hanno preso il nome da lì, come i Warburg, no? Che hanno preso i nomi del banco, che hanno preso il nome Warburg perché si sono scappati da Venezia, sono andati in Austria e lì hanno preso il nome per nascondersi dei bar, della città dove stavano, Warburg. Come si chiamavano i Savoia prima? Ve lo siete mai chiesti? Perché si chiamavano in un altro modo prima? È una famiglia molto antica, siamo al 1000. Si chiamavano Biancamano. Biancamano, Neramano. Interessante, no? Biancamano, Black Hand, White Hat, tutte queste cose così. Sì. Questo sarà un affidavit molto tosto, quello che seguirà anche questo, perché questo è già Sì, anche tosto. sapere che Giuseppe Garibaldi è stato profumatamente, lautamente ricompensato. E qua Ragazzi, abbiamo anche la prova, cioè ma non la prova. solo, Sì. esatto. È stato pagatissimo. Questo è un assegno. Ragazzi, dice: ma dove erano queste prove? Sotto gli occhi di tutti. Non è che Sì. abbiamo fatto chissà quale ricerca negli archivi vaticani. Erano sotto gli occhi di tutti. Non solo è stato pagato, ma quel famoso eroe dei due continenti era un delinquente super, altro che era un delinquente. Ora mi divertirò quando arriviamo a Cristoforo Colombo, te lo dico. Mi divertirò molto quando arriviamo a Cristoforo Colombo e Amerigo Vespucci. Qualcosina so di questo, sì. Diciamo Sai com'è? Le invenzioni. che forse non c'è mai arrivato Cristoforo Colombo, Ma a non è mai quanto esistito Cristoforo è Colombo, è infatti, diverso. non è proprio esistito, infatti. Mai. Mai esistito. Fatto mai esistito normalmente accettato come la finzione giuridica, uguale. Ah, ma sempre ho le prove io di questo, eh? E il popolo Sì, ne è vabbè, a sì. corrente perché il popolo viene messo a corrente.
delle cose che si fanno, si viene messa al corrente, sempre. Chiaramente non può sapere tutto di tutti, ma No, no. è sempre partecipe, sempre, a ogni azione, a ogni stesura del documento. Sì. Sai cosa? Anche il punto 30, la riunificazione dell'Italia sarebbe avvenuta a prescindere, purtroppo si è unita nel modo peggiore, ovvero attraverso un genocidio per mezzo di uomini al servizio di potenze finanziarie straniere. Non è Cioè, cambiato niente. no, quello che mi viene da dire è che tutto quello che è successo, o comunque anche adesso in questi giorni, stanno giocando su tutto quel sangue che è stato versato ingiustamente. Quindi anche chi vi porta le votazioni sta giocando sul sangue di quelle povere di quei poveri morti. Cioè, È è su tutto in quello che giro. campano, su Sì. quel sangue, attenzione, veniamo tacciati di timbrare col sangue, di firmare col sangue. Non è vero, non firmiamo col No. sangue, però attenzione, se voi andate nella natura, il patto di sangue esiste. Sono il patto di sangue, vuol dire che io, nel mio atto, il sangue vuol dire che sono vivo. Se mi scorre il sangue, sono vivo. E quando io faccio un patto di sangue con te, vuol dire che io faccio un patto tra vivi. Oggi lo sapete chi ne fa i patti tra vivi? I notai. Dopo che gli avete portato l'esistenza in vita. Perché fino a che non gliela portate siete morti. Entrate lì, fate il vostro atto da vivi e poi uscite. E tornate a essere morti, giuridicamente, chiaramente. Chiaro? Sì. Ah, vedi? Qui dice. Giuseppe Sì. Garibaldi fu lautamente ricompensato dal ministro degli esteri francesi, Alexandre, eccetera, non l'ho Barnier. letto, Con 80 milioni di lire? Sì. per il lavoro svolto. Carino, no? Qual è il lavoro svolto? Quello Sì, di ma hanno fatto anche un riunificare. massaggio in questo, sì. Sì. Un massacro è stato, un massacro. Vi ricordo che dopo l'unità d'Italia tutte le aziende del sud sono state portate al nord. Il nord prima non era come adesso, eh. Il florido era il sud. E quello che è stato fatto a livello sociale non è stato fatto solo lì, è stato fatto da tutte le parti. Con le guerre, le trincee del Trentino, con le guerre e gli abusi, con gli attentati, con tutto. È stato mantenuto la stessa costante di violenze e schiavitù da sempre. Ora, le terre del sud hanno bisogno, veramente le terre, quando io dico le terre intendo gli uomini, attenzione, perché l'uomo ha humus, terra. Le terre del sud sono. Quando io sento queste divisioni, ah, i terroni, ah, i settentrionali, noi abbiamo uno che lavoriamo, gli altri non hanno voglia di lavorare, non vi lasciate prendere da queste robe. Perché le industrie dove state andando a lavorare vengono dal sud. È il sud che aveva le industrie, l'impero borbonico era l'impero florente. Adesso ci vogliono 500 anni, dicono gli psicologi, per riprendersi da una roba del genere. Immaginate che una mattina vi svegliate e tutto quello che avete non ce l'avete più. Ecco, questo è quello che hanno fatto a tutti noi, non solo alle terre del sud, a tutti. Indistintamente. Adesso non è un caso che siano le terre del sud che partono con un'affermazione di verità, ma non è neanche un caso che tutti accettino e sostengano quell'affermazione di verità, perché il tempo della separazione è finito. Ha voglia se ci sono ancora tendenze di separazione, ha voglia se dentro di noi ci sono ancora le tendenze di io sono meglio di te, io l'ho fatto prima, io lo faccio per il popolo, ma guardiamoci dentro, vi prego, guardiamoci dentro, perché la tana del bianconiglio è molto profonda e se parliamo di Kabbalah, è nel popolo la Kabbalah. È nel popolo. Cos'è la Kabbalah? È il popolo la Kabbalah. È il popolo che mantiene il sistema in piedi, è il popolo che dà il consenso. Ha voglia che ci nascondiamo dietro le paure, 1.000, 5.000, 10.000,
attenuanti, le leggi universali ci hanno tutto scritto, non si scappa da lì, non ci sono giudici facilmente corruttibili nelle leggi universali, c'è il riequilibrio e basta, fai del bene, scordate, fai del male, sì. Bene. Tutto lì, facile, semplice, attenzione, la vita è semplice, la natura è semplice, non è facile ritornarci, no, perché siamo condizionati, totalmente condizionati, anche nella storia, anche in quello che ci hanno raccontato, ma se ci ascoltassimo un momento, la verità sarebbe palese, perché la verità sta avanzando da sola. Non la fermi più, quando si mette in moto basta. Sì, ma come dicevo, la verità avanza da sola, per le menzogne c'è bisogno di complici. Allora nelle sì. leggi naturali chi è complice è colluso e parimenti responsabile. Già. Okay. Vuoi... Sì, vogliamo accennare a un'altra verità che abbiamo lasciato... Anzi no, però aspetta, aspetta, però prima di accennarla... Io avevo lasciato in sospeso questo, che avevamo detto che l'avresti spiegato. Esatto. In legge naturale sì. il silenzio non è assenso, nessun consenso, nessun contratto, nessuna costrizione. Così è questa verità, semplicemente ora per allora, in verità, onore, senza pregiudizio. Io sono essenza eterna. Allora, che cosa significa che il mio silenzio non è assenso? Allora... Ve la faccio semplice, così magari ci comprendiamo meglio. Allora, io vedo ancora la locandina. Sì, la tolgo. La tolgo. Non sono così bello. Allora, che fai? L'ho tolta. L'ho tolta. Tutti bellissimi, Gaetano, tutti. Belli e brutti, tutti bellissimi. La bellezza della bruttezza. Allora, qualcuno una volta mi ha detto sei bello dentro, però vabbè, andiamo avanti. Beh, non è manco poco, Sono infatti. Allora, perché sottolineiamo, e questo è una tua creazione, perché sottolineiamo che il silenzio non è assenso? Allora, quando vi arriva una cartella dell'Equitalia, non c'è più l'Equitalia, infatti non c'è più, è diventato Equitas e poi dopo è sparita, è stata sostituita dall'Ader. Ok, agenzia di riscossione. Quando arriva una cartella c'è scritto che se entro 60 giorni tu non rispondi, non fai il ricorso, si considera accettato. Quindi in questi 60 giorni o tu fai un'azione o si chiama silenzio assenso, non mi rispondi, vuol dire che è sì. Mentre in realtà il silenzio non è assenso, il silenzio è silenzio. Quando noi facciamo le nostre serate, che cosa facciamo? Dopo aver messo lì tutto il nostro impegno, tutta la nostra energia, e la virgola, e il punto, e il caricamento energetico del documento, che non importa chi lo fa. Se è uno del popolo non importa che lo fa, lo farà chi ha competenza per farlo. Giusto? Poi il popolo cosa fa? Lo corregge, lo sostiene, lo carica energeticamente. Quando arriviamo alla fine del documento, voce da fuori campo dice: ok, siamo tutti d'accordo? Silenzio ha senso? La risposta è silenzio. Se qualcuno ha qualcosa da dire, apre il microfono e lo dice. Se nessuno apre il microfono, è silenzio e senso. Ma questo noi l'abbiamo detto. Mi spiego? Quando io lo dico allora il silenzio è in questo momento ha senso, perché? Perché sennò succede un casino, non si capisce più niente. Se 300, 200, 100 o 500 aprono tutti il microfono e dico sì, bello il documento, succede un casino. E in questo caso dove io lo specifico che il silenzio è ha senso, allora è una forma di accordo del popolo. Noi siamo in accordo che se sono d'accordo mi sto zitto, se c'ho da dire qualcosa che non sono d'accordo su qualsiasi cosa
apro il microfono e dico: ma io veramente, gentilmente, tranquillamente, sempre, si spera, ma io non sarei d'accordo su questo. Mentre il sistema lavora con un silenzio assenso, senza specifica. Quindi, se te non gli rispondi, per loro sì. Ah, c'è una legge che lo dice, eh. È una legge canonica, viene dal Vaticano. Quindi, quando non rispondete a una qualsiasi vessazione, non le chiamiamo, del sistema, state dando consenso. È un sì. Quando vedete, non lo so, faccio un esempio, l'apertura delle Olimpiadi del 2012, e vedete quella roba lì che sembra proprio il Covid. E rimanete un po' al Gottardo, guardatevi l'apertura del Gottardo e ve le guardate così e dite: ma dove vanno lì? Ecco, in quel momento il mio silenzio è assenso. Che mi sta dicendo Barbara? Che io devo dire, che devo fare per dire di no? Lo devi dichiarare. Volontà e parola. No, grazie. Non in nome mio. Non in numis. Perché noi abbiamo anche questa cosa, nimus. Noi pensiamo, no? Prendiamo la parola nome. No, me. Allora non siete. Ma nome viene da nimus, che vuol dire Dio. Vedete com'è tutto dicotomico, tutto un po' così? Ecco, quindi, attenzione, quando io vedo qualcosa che non mi piace, non devo stare zitta, lo devo dire che non mi piace, perché in legge naturale, se io so una verità e me la tengo per me, io sono collusa con chi non la dice la verità, perché me la tengo per me. Invece bisogna dirla. Eh già, è lì. Ecco come si entra in coerenza con le leggi. Non ho paura, sono in assoluta integrità nel momento in cui io porto una verità che ho scoperto, che ho visto. Quando io la porto quella verità e la porto al popolo, come l'affidavit delle terre siciliane, come gli affidavit alla Italy Republic of, come Eteran Tucci Jarraf, come te che porti verità, come tutti noi, siamo tutti nella responsabilità illimitata. Ecco, quando io dico quella verità e la dico, le leggi esattamente come sanno che non la dico. E se lo sanno, immediatamente, più sono coerente con loro, più attivano le risposte. Attenzione, gli uccellini si affidano, gli animali si affidano. Perché si affidano alla natura? Perché se è madre, state certi che se dipendesse da lei non mancherebbe niente a nessuno. Ma siccome dipende da noi e siamo lì a farci la guerra su 5 euro o su un pezzetto di striscia di terra perché il paletto è un po' più là, quando la custodia del pianeta vuol dire all'odio primigenio, vuol dire che io mi devo occupare non soltanto del mio pezzettino recintato, ma di tutta la terra. Troppo impegnativo? Ah, se volete camparci su questo pianeta, fate voi. Perché se in mano a chi c'è adesso in mano, non credo che abbia molta vita, eh? E non voglio essere mettervi paura, ma realista. Realista. Senza parlare dello slogan del Comitato Liberi Pensatori. Giù le mani dai bambini. E lì, meglio che mi fermo perché è il caso, vero Gaeta? Sì. Mi fermo. Io sto zitto. Me la tengo questa. Non perché non la voglio dire, ma perché in questo momento forse ci vuole una puntata tutta rispetto a questo e rispetto a quello che c'è dietro a sta roba. Ok? Sto qua, Gaeta, se ne vuoi parlare. È scottante questo, eh? Dai, va bene, parliamo, dai. No, Parliamo. mica stasera, mo io non è che voglio parlarne No, stasera, no, no, magari. no, parliamo nel senso, no, stasera faremo un'altra puntata su questo. Adesso, se per Esatto. te va bene, accenniamo a quella verità che
ci tenevo che accennare, perché so che si sta preparando un affidabida ulteriore, che ovviamente non possiamo dire ancora i punti, No, perché non neanche sono se. pronti. Se Ok, però se sulla possiamo famiglia reale portarla. Savoia. Sì. Sulla famiglia Savoia. Lo sapete che c'è una disputa adesso? Allora, la domanda sorge spontanea. Perché una famiglia esiliata, è esiliata, oh, fuori dall'Italia, che non può mai più mettere piede in Italia, l'ultimo re morto, perché ma adesso c'è una disputa, non c'è ancora il re, non si sa quale dei due re, fra Emanuele Filiberto e Aimone. Chi è Aimone? L'avete mai sentito nominare Aimone? Ecco, quelle che non sentite nominare sono sempre quelli con più potere, che non gli piace la ribalta, mandano avanti altri. Quindi c'è una disputa tra i due Savoia. Mi dovete spiegare come è possibile che l'ultimo re morto, Savoia, è seppellito a Torino. Perché è potuto rientrare? Perché c'è rientrato. Attenzione, nell'esilio prevede che non c'entri né da vivo né da morto. Mai più messo piede nella tua famiglia dentro a voi e a tutta la vostra famiglia. Nessuno ci può mettere più piede. Mo passi mica tanto la canzone di Emanuele Filiberto a Sanremo qualche anno fa. Anche se Sanremo è sul territorio italiano, anche lì. Ma poi nel 2020 girava, nel 2020, guardate il 2020, girava uno spot che te lo girerò, Gaeta, te lo giro che così lo metti sul Comitato Liberi Pensatori, Va bene. dove Emanuele Filiberto diceva: stanno tornando i reali. Stanno tornando. Era uno spot che sembrava un po' una presa in giro, ma è reale, non è toccato. Ma perché proprio nel 2020 ci dicono che stanno tornando? Ci preannunciano che stanno tornando. Come fanno a tornare se siamo una repubblica? E lì dovremmo andare a guardare cosa sono i luogotenenti, il luogotenente del re, il vice luogotenente, quelli che tengono a posto del re, perché poi adesso il luogotenente è diventato il maresciallo, no? Eccetera, eccetera. Non è così. Non sto parlando di quelli. Sto parlando di quelli che hanno preso il potere nel 44-43, prima della Costituzione italiana, prima della scelta, perché attenzione, ha abdicato, no, però ha abdicato nel 43. Perché il 43? Se è finita nel 45 la guerra. 44? Perché nel 43? Perché prima? Senza sapere se il popolo italiano voleva ancora la monarchia o la repubblica. Poi ha vinto la repubblica. No, non ha vinto niente la repubblica. La repubblica non è la res pubblica, la cosa pubblica. È la re staccato pubblica, cioè tutta il pubblicinum, quello dove si pagano le tasse, pubblicinum, diritto romano, del re. Tutto il pubblico del re. La Repubblica è tutto il pubblico del re, che oggi è governato da un disponente che si chiama Presidente della Repubblica, luogotenente in carica. È amministrato dal Presidente del Consiglio, amministrato e beneficiato dal MEF, Minestrone, Ministero di Economia e Finanza. Attenzione, vogliamo fare un match col Covid? Diciamo piccolo piccolo, chi ha governato l'Italia durante il Covid? Presidente del Consiglio, l'amministratore, il trustee del bailment, che si chiama Repubblica con la V. E come mai vicino ci aveva sempre solo un uomo, il Presidente della Repubblica, quando mai c'era? Ma il governo, dov'era? La Repubblica, la democrazia, dov'era? Sapete dov'era? Sotto le scarpe.
Perché non esiste. Esiste un veilment, quindi esiste un istituto giuridico superiore, segretissimo, che governa come luogotenente del re. Conte è in quel momento aveva la carica di luogotenente del re, mentre il vice luogotenente del re era Mattarella. Mazza che stai a dibà. Sì, lo dico. Perché lo so. E se lo so, lo devo dire. E rimango coerente con le leggi. Come mai non ti ammazzano? A, perché non ho paura di morire. B, perché quando dico la verità e dico e porto le informazioni, non sono solo io che ce l'ho. Questo popolo non è schiavo di una nuova leader che si chiama Barbara Banco, perché altrimenti io sono la prima a girare i tacchi e andarmene. Chiaro? Questo popolo è leader di se stesso. E quindi, se mi sparisce Barbara Banco, ci rimarrei Gaetano. Madonna mia, che spettacolo! Ci rimangono tutti gli altri uomini e donne del popolo. Perché non sono io il popolo, io sono una del popolo. E quando avrò finito il mio compito, tornerò nel cerchio, come ha fatto Ether, né più né meno. Con tanta gratitudine. È più Grazie. chiaro adesso? Poi Sì. chiaramente metteremo giù in punti con tutte le provine, siamo bravi noi, con tutte le prove annesse e connesse, e poi confutamelo. E lì, ragazzi, attenzione, lì c'è lo sgombero proprio. Via, a casa. Tua. Madonna mia, ma veramente sembriamo dissidenti. No, siamo un popolo in secessione. Che cos'è la secessione? La secessione è un distacco da qualcosa che non mi appartiene. E allora noi da che cosa siamo in secessione? Perché sennò sembra che siamo dei dissidenti anarchici bombaroli. No, no, siamo in secessione da tutte le aziende di diritto privato. E se qualcuno della Italy Republic of ci venisse mai a dire: ah, ma voi siete dissidenti? La risposta sarebbe: allora sei un'azienda di diritto privato. Perché lo Stato, che dicano i giornali di noi che non riconosciamo lo Stato siamo noi. Cos'è lo Stato? Un popolo, un territorio, un culto. No, un ordinamento giuridico, un culto, eh. Il popolo c'è, il territorio risiediamo nel nostro domicilio, domiciliati in corpo. Il territorio di Barbara è Barbara. E tutti i luoghi dove mette piede. Perché la terra è in custodia agli uomini, no in sfruttamento agli uomini. In custodia. È questo che non abbiamo fatto un bel lavoro, ve lo dico. E poi il culto. Cos'è il culto? Ma quale altra religione scappa fuori? Non c'è nessuna religione. Io sono con lui, quello che sono. Sapete chi l'ha detto, vero? Io sono quello che sono. Che vuol dire? Vuol dire che se io sono qui, un ciabattino, io sono un ciabattino. Perché io sono prima di tutto eterna essenza. E quindi sono anche un ciabattino. È più chiaro adesso? Molto, molto. Grazie. Sì, allora io volevo, siamo in chiusura, se per te va bene, Sì. ok? Volevi aggiungere qualcos'altro o magari programmiamo comunque un'altra puntata Guarda, più avanti? Sì. lì programmiamo con te sempre volentieri, Gaetano, lo sai. Certo, e Ma poi sì. mi fai ricordare una cosa, che il 15 e 16 di giugno Sì. siamo in terra veneta con un incontro del Infatti volevo popolo. farla vedere. Eccola Vedi che qua. lo sapevamo. Per informazione e prenotazione ci sono dei numeri e ci Sì. Sì. incontriamo dal vivo col popolo a Villafranca di Verona e vi aspettiamo, così ci facciamo conoscere, perché il primo atto di fiducia è proprio conoscere. Non lasciarsi influenzare, ecco, un atto di autodeterminazione è guardare con i miei occhi e conoscere e sentire con le mie orecchie. Non ho sentito dire, dalle mie parti c'è un proverbio che dice: per sentito di, prese moglie in prete. Sì,
Nonne d'oggi. Grazie. Sì, allora io magari proverò a portarti ancora a Milano se riusciamo, dai. Così Oh, io chi ci vengo segue, volentierissimo, lo sai. sì, chi ci segue Milano qua, chiama. non ho capito. Milano Non ho chiama, caro Gaetano, perché Milano è sotto attacco, la Lombardia è sotto attacco in questo momento. Sì, lo so. Perché? Perché siccome la Lombardia ci sono tanti autodeterminati del popolo, allora devono distruggere. E allora attaccano con la televisione, con il loro mainstream. Sì. L'ultima cosa, mi permetto, e poi ti ridò la parola e salutiamo. L'ultima sono gli attacchi, sono proprio rapaci, capito? Non c'è, basterebbe una telefonata. Ma vuole fare un'intervista? Sì, dal vivo però, così come le fa Gaetano. Così, dal vivo. No che tu mi prendi come le iene, mi registri 2 ore di registrazione e poi mandi quello che ti pare a te. Che questa si chiama diffamazione e Sì. anche aggravata dal fatto che è mediaticamente pubblica. Sì. Ok, ma anche lì abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Milano, in questo momento la Lombardia in generale, ecco, ho una delle donne del popolo, Monica, insieme al suo meraviglioso maritino Antonio, hanno ricevuto in Sì, una giornata sola. salutiamoci, stanno ascoltando. Sì. Come? Ho detto salutiamoli che sicuramente ci stanno ascoltando. Monica e Antonio, che sono da questo momento da un altro uomo vivo. E dalla sua famiglia, da Harald, insieme a Sergio. Guarda, vi saluto tutti, tanto loro lo sanno che cosa, che piacere sempre stare insieme. Allora, in una giornata, 3 televisioni diverse sono andate a trovare, la mattina una, pomeriggio un'altra e poi la sera una. Allora, perché? Tanto che a un certo punto ci siamo ritrovati con 3 minuti, 3 minuti con pomeriggio 5. Col dire che dopo questi 3 minuti, perché chiaramente la domanda era: non pagano le bollette, firmano col sangue. Non pagano No, l'autostrada. quella non l'hanno nominata, però è vero, non paghiamo Ah neanche no, l'autostrada. quello no, che No, non l'hanno nominata. Ci hanno dato 3 minuti in presenza lì, in studio, e col dire che lunedì ci avrebbero dato 15 minuti. Per poterci spiegare meglio. E siccome in quei 3 minuti che te avrai visto, Gaetano, ma se non ce l'hai, te li giro. In quei 3 minuti sono state dette una quantità di cose in fila, ta 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 ta, che lui mi ha bloccato quando io ho detto chiaramente che le bollette sono tutte pagate, tutti i mutui sono pagati, tutte le case sono pagate, tutte le aste sono pagate, tutto è pagato. Ecco, quando io ho detto questo e lui ha detto e da chi? Dal tuo certificato di nascita, quello cartolarizzato sui mercati internazionali. E lì mi ha interrotto, tanto che un facente funzione che non andrà molto lontano, perché le leggi lo guardano, l'hanno visto bene quello che ha fatto, ha cercato di buttarci addosso una roba, questa si chiama induzione alla violenza, lo sapete? Cioè, induzione al reato fatto da un facente funzione, ve la dice lunga. Un ex poliziotto, non ricordo, carabiniere, dove lui dice: ah, io ci ho avuto a che fare con questa gente, ve lo dico, ironicamente ve lo dico. È meglio avere a che fare con i criminali che con loro. Lo sapete perché? Perché i criminali, che poi alla fine nel 99% dei casi, vi ripeto, non sono criminali. Sono uomini e donne che sono entrati in uno stato di bisogno e di disonore. Ok? Ma i criminali, che magari non è il 90%, magari è l'80 o il 70%, magari è il 30% i criminali, non lo so, non lo voglio sapere. Ecco, i criminali sono quelli che uccidono e fanno del male. Ma con noi, non avendo giurisdizione, si ritrovano di fronte. Che vuol dire non hanno giurisdizione? Vuol dire che non mi possono, non sono io quello che stanno cercando. E vi faccio un esempio semplice per capire. Un autodeterminato negli anni scorsi è stato chiamato in tribunale. Siccome non era lui quello che stava cercando, perché è cognome, nome, tutto maiuscolo, il Bond, è arrivato con la carta d'identità.
E quando il giudice ha chiamato cognome e nome, lui ha detto: eccolo qui. Gliel'ha lasciato sulla sedia e se n'è andato. Sapete perché ha potuto fare questo? Ah, perché non era colpevole, se no davanti alle leggi non vi consiglio di mettervi a fare storie. A, perché non era colpevole, ma B, perché non era lui quello che cercavano. E tu non puoi arrestare un altro. Se tu cerchi Banco Barbara e non sono io, perché non sono io Banco Barbara, io ho decretato e ho scritto, come Gaetano, come tutti quelli del popolo, hanno notificato che non siamo quelli che stanno cercando. Ecco, se non sono quella che stai cercando, non ce l'hai con me. E me lo devi dimostrare tu che sono io, quella che cerchi. Non perché c'è una carta d'identità che io non ho, l'ho strappata, l'ho fatta a mille pezzi, io ho fatto, non ve la portate dietro, autodeterminati. Lasciatela a casa. Seppellitela in giardino con un seme di rosa. Che almeno lo purifica. Capite? È importante questa cosa. Banco Barbara non è Barbara dei Galletti Banco, non è Barbara Banco tutto minuscolo. Perché? Perché non ci sono nei loro archivi, tutto minuscolo, non c'è. Perché è uomo vivo, non si schiavizza, nessuna giurisdizione, manco la loro. Grazie, ora ho finito. Sì, va, volevo aggiungere una cosa a questo. Ti ricordi quando mi hanno cambiato la Procura di Milano mi ha cambiato il nome della mia finzione giuridica? Ha unito i miei tre nomi, pur di non riconoscermi, io se, mi chiamo Gaetano Costantino Antonio Rotondo, ok? Pur di non riconoscermi, perché loro mandavano sempre le ingiunzioni o quello che si inventavano a Rotondo Gaetano Costantino Antonio, scritto maiuscolo, alla fine si sono arresi. Cambiando il mio nome da finzione giuridica, mandano le cose a Rotondo Gaetanino. Hanno unito i tre nomi, loro mandano le cose a Rotondo Gaetanino. Si sono arresi così, mandano le cose a qualcuno che proprio non Non esiste più. esiste neanche nei loro No, registri. Beh, non l'ultima esiste cosa neanche da che ho loro. scoperto che Galletti Banco Barbara adesso è nei loro registri e mi viene da Ah. ridere perché non esiste, non c'è nessun codice fiscale, non c'è nessun certificato di nascita. Ora mi diverto, Gaetano. Ora mi diverto. Ne vedremo ancora delle E questa è belle. una delle cose che Sì. chi dice: Madonna, come faccio da autodeterminato? Affronti le cose da un altro punto di vista. Non ti posso raccontare cosa significa essere da un'altra parte. Lo puoi solo provare. E lì sii pronta o pronto al dovere, prima del diritto. Perché il diritto è conseguente al dovere. Non viene prima il diritto e poi c'è il dovere se mi va, se lo faccio, ma forse. Ecco, questa è una delle cose che non è assolutamente autodeterminazione. Prima il diritto e poi il dovere è da finzione giuridica, perché prima cerco il diritto, il privilegio, e poi dopo se mi va lo faccio. Non è così. L'autodeterminazione vuol dire prima il dovere e poi il diritto è conseguenza. Non devi fare niente per esercitarlo, perché quando tu fai il dovere, di conseguenza il diritto è già tu. È già tu. No, tuo, è già tu. E Sì. ce lo dice il manuale del diritto amministrativo dell'Agenzia delle Entrate, no? La differenza tra persona fisica e uomo. La persona fisica ha, badate bene al verbo, ha diritti e doveri. L'uomo è il diritto e il dovere. Poi quando l'abbiamo cominciato a pubblicare l'hanno cancellato e da 300 e passa pagine sono diventate 66. Questo è il Chissà come cucciolo. mai. Io ce l'ho. Forse ce l'abbiamo ancora sulle nostre chat del Noie, no? Sì, noi C'è l'abbiamo ancora? scaricato tutto, abbiamo fatto quello C'è che dovevamo ancora? fare. Ok. Sì, Ok, ok. No, c'è. no, è proprio chiaro. Anche in quello delle Poste Italiane avevano scritto un qualcosa nel loro regolamento interno dove spiegano la differenza. Esatto. Sì. Sì, Sì. no, nelle poste, nel manuale del diritto amministrativo delle poste e quindi nel regolamento interno c'è scritto che l'autodeterminato non può essere discriminato. Non può perché è come discriminare in francese o in inglese. Certo. Non può essere discriminato.
Anzi, la cosa interessante, ecco, forse questo si scopre essendo autodeterminati, le incongruenze bifocali del sistema, le incongruenze. Perché io potrei lavorare alle poste come autodeterminata, ma non posso ritirare la posta. Ma da una parte non è manco tanto un'incongruenza, perché se la posta è inviata a Banco Barbara e Banco Barbara non esiste, se io prendo la posta come Barbara dei Banco, ok, tutto minuscolo, io sto prendendo la posta di qualcun altro. È reato in Italia. Quindi va bene che se la tengo, grazie. Infatti, infatti. Solite parole. Barbara, io ti ringrazio. Ti ringrazio con tutto il bene, l'amore fraterno per essere stata qui con noi. Grazie, grazie, grazie come Grazie a te per sempre. avermi invitato. Tenterò a portarti ancora a Milano un'altra volta, così possiamo riunire anche chi è qui che ci segue nei nostri dintorni di Milano, Cinisello, nel nostro hinterland, diciamo, Con piacere. perché Verona magari è un po' scomodo per chi è di queste parti qua, però chi ha voglia di incontrarla già di persona, facciamo rivedere la locandina, il sabato 15 e domenica 16 giugno la puoi incontrare a Verona. Se no, se avete un pochino di pazienza, magari riusciamo a programmare un evento qui dalle nostre parti di Milano. Con Grazie piacere. Barbara. Sì, ti Grazie ringrazio ancora. Gaetano, grazie a tutti noi, buona serata a tutti. Grazie Barbara, grazie, grazie, grazie. Allora, ringraziamo ancora una volta la donna giuridicamente viva Barbara Banco per averci accompagnato in questa grandissima immersione di verità. Io vi volevo, se, vabbè. Su questa cosa vorrò puntualizzare un'altra volta, mi fermo qua. Però vi voglio ricordare l'appuntamento, il progetto del Comitato Liberi Pensatori che va in onda tutti i lunedì su Telegram alle ore 21 con Barbara Strada, donna giuridicamente viva anche lei, fa parte del direttivo del nostro comitato. Ha fatto la prima puntata, no scusate, ho sbagliato la locandina. Vabbè, comunque quella giornata è tutti i lunedì. Tutti i lunedì alle ore 21 su Telegram. Barbara Strada vi accompagnerà nell'ABC a scuola di autodeterminazione. Ha già fatto una puntata settimana scorsa, potete partecipare domani sera. Vi volevo avvisare che il 18 giugno avremo un altro ospite al nostro appuntamento di Le Coscienze Sveglie. Intervisteremo Stefano Piroddi, che è l'autore di Sandalia, Il sogno di Amsicora. È un grande libro in spirito, abituandoci a parlare con i nuovi termini, che parla della donna che è una dea e l'uomo che è un eroe. È un bellissimo libro e lo intervistiamo il 18 giugno. Poi, dato alla luce di tutte queste verità che abbiamo portato anche questa sera, volevo allacciarmi 3 secondi a quel video che ho fatto ieri per Francesco Amodeo. Francesco Amodeo, alla luce di tutte queste verità che ti abbiamo portato ancora oggi, io ieri, quando nel video, quando ti ho detto che ho documenti alla mano, non scherzavo. Quindi, tutta questa giunta di queste verità, io vorrei che ti arrivassero dritte al cuore. Francesco Amodeo, stai perpetrando menzogna come tutti quelli che vi stanno portando alle votazioni. Non fatelo perché quel tavolo è corrotto. È sporco. Se voi vi siedete a quel tavolo, non riuscirete a cambiare le cose. Come si dice, se il popolo si alza, il gioco finisce. Ci dobbiamo alzare tutti insieme, non da dentro a quel tavolo. Se noi ci alziamo, quel gioco malato finisce subito. Quindi ti invito ancora una volta al nostro programma Le Coscienze Sveglie. Ti lancio ancora questo invito, Francesco Amodeo. Ti ospiteremo per avere questo dibattito tranquillo, come ho promesso. Però devi capire che stai perpetrando purtroppo menzogna. Riaccendi il tuo lume della ragione e lascio a te la scelta, ovviamente libero arbitrio, libertà di scelta, e a te poi con la tua coscienza. Quindi io ti mando comunque anche a te un abbraccio di luce perché sei un uomo intelligente,
ma rivedi quello che stai facendo, perché stai portando le anime dentro un'altra schiavitù ulteriore e tieni in vita proprio quel sistema di schiavitù che Tertucci ha sacrificato tanto per ridonarci la verità. Dobbiamo stare nella luce, non ci dobbiamo sporcare di oscurità. Io vi ringrazio ancora per essere stati qui e giù le mani dai bambini.